Buonasera a tutti, benvenuti, sia voi che siete qui in presenza e devo dire questo mi fa e ci fa particolarmente piacere dopo mesi di videoconferenze, di webinar comodissimi, oggettivamente comodissimi, ma forse eravamo anche un po' stufi di stare in casa in giacca e cravatta con i pantaloni della felpa sotto, come almeno facevo io normalmente nei webinar. E anche benvenuti agli amici che ci stanno seguendo in videoconferenza, anzi in streaming, chiedo scusa. Siamo molto contenti di essere qui oggi come Aerion e sono particolarmente felice io che rappresento in questa breve introduzione il sistema Aerion e quindi non solo ECO, che è la piattaforma di servizi, la società consortile al servizio dei consorzi, ma tutti i quattro consorzi che noi come ECO serviamo, che costituiscono il sistema Aerion. Nato meno di un anno fa, eravamo qui a Roma, a settembre dello scorso anno, eravamo reduci dalla prima ondata di pandemia, un progetto, quello della fusione di ECO, come dire media, nato, ideato prima della pandemia, ma voluto coraggiosamente essere portato avanti, essere sviluppato dai soci dei due consorzi che hanno dato il via libera all'operazione, operazione coraggiosa, difficile anche in tempi non pandemici, vorrei dire, ma che nonostante la pandemia, nonostante i mesi difficili che abbiamo passato, ha portato già a distanza di pochi mesi a risultati positivi. È nato, come dicevo prima, un sistema consortile composto da quattro consorzi specializzati ciascuno in una propria filiera, uno per i RAE domestici, uno per i RAE professionali, uno per le pile e gli accumulatori e uno per gli imballaggi dei RAE e la piattaforma consortile che ho l'onore e il piacere di presiedere. Una struttura composta da personale qualificato, giovane, motivato, con due bravissimi direttori che sono Giorgio Arienti e Danilo Bonato che hanno dato forma a questa evoluzione e hanno lavorato in questi mesi per far sì che senza perdere un colpo, perché lo vedremo dopo nel video che brevemente illustrerà i risultati del bilancio di sostenibilità, che è una delle cose che abbiamo voluto portare oggi a Roma in dono in qualche modo alla collettività, non solo al decisore politico, ma alla collettività, una serie di contenuti che riteniamo un sistema che rappresenta circa il 70% del governo della raccolta dei RAE, ha il dovere di portare. Riteniamo di non avere solo il dovere di svolgere bene, in maniera efficiente, in maniera ecologicamente compatibile, conforme alla normativa, al servizio dei nostri oltre 2.400 consorziati, ma crediamo proprio per la dimensione e per la storia dei due consorzi che hanno costituito il sistema Aerion, crediamo che sia indispensabile e importante che diamo anche un contributo in termini di contenuti, e lo vedremo nel corso della serata, non posso spoilerare più di tanto le cose che verranno presentate, i direttori mi hanno severamente redarguito, avrei in realtà voluto parlare già di un po' delle cose che presenteremo perché sono molto interessanti, ma le vedremo insieme dopo. Dicevo, questi le portiamo come contributo allo sforzo che il nostro Paese sta iniziando a fare per la cosiddetta transizione ecologica. Non basta evocarla, non basta dirlo che si vuole aderire a questa visione di transizione ecologica europea, bisogna concretamente agire. E allora un soggetto come Aerion, che ha questi anni di esperienza e che ha queste dimensioni, ha il dovere anche di portare dei contributi e appunto vedremo non solo in un breve video una sintesi dei dati del bilancio di sostenibilità che ci dicono che nel 2020, questa è un piccolo anticipazione al video, abbiamo superato del 5% il 2019, quindi abbiamo superato le 300.000 tonnellate di rifiuti attinenti al settore RAE gestiti. Abbiamo fatto oltre 125.000 operazioni di logistica, quindi numeri veramente impressionanti, lo vedremo dopo, ma abbiamo anche messo insieme una serie di altri contenuti che offriremo al dibattito nazionale sulla transizione.
Tutto questo grazie, lo dicevo prima, ai due direttori, alla struttura di Aerion che si è formata dalla fusione di Ecodom e di Remedia, ma ho proprio desiderio di dirlo non solo grazie a noi, perché vedete io seguo il mondo dell'economia circolare e dei rifiuti ormai da molti anni e anche quello dei consorzi. Io credo che gran parte dell'opinione pubblica pensi che i consorzi dei produttori siano quei soggetti che riciclano fisicamente i beni a fine vita. Certamente i consorzi svolgono un ruolo, e noi lo siamo, un sistema consortile, svolgiamo un ruolo importantissimo in nome e per conto dei nostri consorziati, a cui la legge ha dato in carico una serie di incombenze e di adempimenti. Ma tutto questo è possibile se tutta la filiera funziona, a partire dal cittadino, quindi un aumento di consapevolezza da parte del cittadino, a proseguire con le pubbliche amministrazioni, quindi i comuni, e poi con le aziende che lavorano per i comuni, che sono rappresentate, diciamo, tutti lo sappiamo, o dalle multi-utility o dalle aziende private, quindi o da Utilitalia o da Assambiente, ci sono tutte e due questa sera rappresentate. E poi ci sono i riciclatori. C'è la logistica e ci sono i riciclatori. Io spesso dico alle persone che magari mi chiedono informazioni sui settori che conosco, dice, ma guarda che i consorzi non riciclano un grammo, riciclano i riciclatori, gli impianti, i nostri partner. Bene, il sistema Aerion ha circa 80 partner che tra logistica e riciclo sono, diciamo, il completamento di tutta una filiera. Possiamo dire che il nostro consorzio si comporta come il software in un sistema e invece i riciclatori si comportano come l'hardware, cioè quello che poi effettivamente sotto il controllo, monitoraggio, insomma il governo del sistema è affidato ai consorzi perché la legge questo ci dice, ma poi servono tutti i vari anelli. Quindi io credo che i risultati che presenteremo questa sera, e vado a concludere con il lancio del video, sono risultati che vanno certamente iscritti alla qualità del lavoro del personale che sta in Aerion, nel sistema consortile Aerion, ma anche a tutta la filiera che ha collaborato a raggiungere questi obiettivi. Questo lo dico perché i traguardi che abbiamo davanti sono ancora molto importanti e molto sfidanti e non facilmente raggiungibili, e questi traguardi li raggiungeremo se non solo noi, ma noi insieme agli altri anelli della filiera del mondo RAE sapremo continuare a lavorare in maniera proficua come abbiamo fatto in questi primi mesi di esperienza del mondo Aerion. Credo che in questo momento possiamo vedere questo breve video che sintetizza i dati del nostro primo bilancio di sostenibilità. Siamo nati da radici forti in uno dei periodi più difficili del nostro tempo. Siamo nati resilienti per garantire un futuro più sostenibile alle generazioni che verranno. Abbiamo imparato a conoscerci, superato le nostre differenze, unito i nostri percorsi per abbracciare valori condivisi, qualità, trasparenza, efficienza, innovazione e impegno sociale. Siamo cresciuti con un obiettivo chiaro, proseguire sulla strada dell'eccellenza ambientale, puntando sull'economia circolare e sullo sviluppo sostenibile. Lo abbiamo fatto nel rispetto costante di tutti i nostri stakeholder. Siamo diventati sistema e abbiamo dato vita a 4 nuovi consorzi di settore per offrire ai nostri produttori la compliance normativa e servizi innovativi di gestione dei loro prodotti a fine vita. Abbiamo trasformato obiettivi sfidanti in risultati unici. Nel 2020 abbiamo raccolto e avviato a corretto trattamento oltre 300.000 tonnellate di rifiuti associati ai prodotti elettronici, ottenendo importanti benefici per l'ambiente. Grazie alla corretta gestione dei RAE domestici, abbiamo riciclato più di 230.000 tonnellate di materie prime seconde. Abbiamo evitato le emissioni in atmosfera di quasi 2 milioni di tonnellate di CO2 e ottenuto un risparmio energetico di 421 milioni di kilowattora. Abbiamo generato e distribuito valore economico all'insegna di un paradigma circolare. Siamo stati vicini alle aziende,
partecipando allo sviluppo di progetti di ricerca internazionali sull'educazione ambientale e l'innovazione tecnologica. Mentre il mondo rallentava, abbiamo raccolto una sfida: fare strada insieme, migliorare il nostro servizio, superare noi stessi. Continueremo a farlo perché siamo nati da radici forti, perché adesso ne siamo sempre più convinti. Facciamo un lavoro che fa bene al mondo. Avete visto alcuni dati, di questi qualcuno l'avevo già anticipato prima. È evidente che dati di questo genere, per essere gestiti e per essere governati in maniera efficiente, hanno bisogno anche di un sistema informatico all'altezza, sempre più evoluto. E quindi c'è ancora un piccolo contributo video che illustra il sistema che abbiamo chiamato Business Intelligent, che è quello che è stato costruito su misura per le nostre esigenze. È stato un grande sforzo organizzativo e di progettazione, ma capite che numeri come quelli che sono stati indicati prima hanno bisogno di un sistema che ci consenta giorno per giorno di sapere esattamente che cosa succede del singolo pezzo, del singolo prodotto a fine vita, dove va logisticamente, come è stato gestito, e anche gli output dagli impianti di riciclo. Per poter capire quello che sta succedendo, valutare, eventualmente intervenire per correggere e migliorare. Ecco, in un'epoca nella quale c'è una grande aspettativa per la tracciabilità, e questo tema, questo termine viene evocato continuamente dal decisore politico, ma anche nell'opinione pubblica, come un elemento di garanzia e di sicurezza, e questo è evidente che non possiamo basarci su dati per queste gestioni magari vecchi di un anno o di due anni per capire le dinamiche di un settore. Noi abbiamo un sistema che abbiamo chiamato, come vi dicevo, Business Intelligent, che vi illustriamo in un breve video e che ci dà la padronanza dei flussi che governiamo giorno per giorno, minuto per minuto. E siamo quindi anche molto orgogliosi oggi di darvi una piccola informativa su questo sistema, che è il cardine su cui si sviluppa tutta la nostra attività di controllo, monitoraggio e miglioramento delle performance rispetto all'ambiente, rispetto ai nostri consorziati. Prego il video. Il mondo dei rifiuti vive diviso tra mito e realtà. Il mito meraviglioso della tracciabilità totale e la dura realtà di dati disponibili solo dopo tempi lunghissimi. Senza dati, noi non riusciremo a operare, a decidere, a correggere. Senza dati, non ci sarebbero risultati. E per lavorare bene oggi, ci servono i dati di ieri. Per questo abbiamo sviluppato un sistema di business intelligence, un sistema che ci permette di sapere. Sapere quanto raccogliamo, dove raccogliamo, a livello di nazione, regione, provincia, di singola isola ecologica. Sapere con precisione quanto abbiamo raccolto ieri, l'altro ieri, una settimana fa, il mese prima, raggruppamento per raggruppamento. Un sistema che non solo ci permette di sapere quanto siamo puntuali nei ritiri, ma anche di vedere chi non lo è. Avere dati aggiornati in tempo reale ci dà la possibilità di agire, intervenire sulle anomalie, rispondere tempestivamente alle segnalazioni, migliorare. Fornitore per fornitore, trasporto per trasporto. Sapere ci consente di dare ai policy makers indicazioni basate sui fatti invece che su sensazioni. Ci permette di trasformare il mito in realtà. Il nostro sistema di business intelligence non ci serve per fare grafici accattivanti da presentare nei convegni. Ci serve per gestire 300.000 tonnellate di rifiuti e più di 120.000 trasporti all'anno, giorno per giorno, senza perdere nessun dettaglio. Ci serve per essere all'altezza dell'impegno preso con i nostri oltre 2.400 soci, supportandoli nel loro ruolo di responsabilità come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e batterie, di imballaggi, garantendogli la più alta qualità e la massima efficienza. Perché per fare strada insieme servono gli strumenti giusti. E questa è la risposta di Aerion. Ecco fatto, io ho concluso la mia parte iniziale e quindi lascio il palco e i microfoni
a Raffaele Lupoli, che è il direttore editoriale di economiacircolare.com, che continuerà e gestirà il prosieguo del pomeriggio e della serata. Non prima di aver spoilerato una cosa a cui tengo particolarmente, che è il libro bianco, cioè tra i vari contenuti che portiamo sul tavolo, diciamo, della comunità nazionale oggi, c'è un libro bianco sulle idee per migliorare questo settore. Ci tengo molto perché non è una position paper omogeneo, è un catalogo delle idee dei nostri partner, di tutti quelli che hanno deciso di accettare la nostra richiesta di formulare il loro punto di vista sulle cose che erano migliorabili, e crediamo che sia proprio nella ampiezza dei contenuti e anche nella diversità dei contenuti che sia un contributo utile al decisore politico, legislativo e anche al ministeriale, perché in un unico libro si trova un catalogo di tutto quello che gli operatori del settore pensano, magari in modo non omogeneo, ma è un grande servizio, perché visto che i tempi sono stretti, il recovery plan urge, il PNR va realizzato, sapere e avere un documento che ci consente di rapidamente avere tanti punti di vista sugli argomenti e sui punti migliorabili in questo settore, che è strategico per il nostro Paese, lo vedremo nel corso della serata, a partire dalla disponibilità di materie prime, non solo quelle critiche, l'abbiamo sperimentato nel periodo della pandemia, quanto è importante, quanto è critico essere padroni di materie prime, poterle avere, poterle gestire, non dipendere esclusivamente dall'estero. Quindi gli argomenti sono tanti, lascio la parola a Raffaele Lupoli. Grazie Presidente Fluttero, buonasera a tutte e a tutti. Presidente Fluttero ha anticipato anche un po' lo spirito con cui ci apprestiamo ad affrontare questa serata insieme, che sarà una serata sicuramente di confronto e di conversazione e di incrocio di punti di vista. Abbiamo avuto una dimostrazione di come sia complesso gestire un'attività come quella di Aerion e come lo sarà ancora di più in questa fase, all'inizio di una nuova era, mi permetto di dire. Abbiamo davanti la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo davanti la sfida della transizione ecologica, come dice il titolo di questa serata, e questa sfida, ne siamo sempre più convinti, e l'esperienza del nostro magazine economiacircolare.com, che segue ormai da quasi un anno questi temi molto da vicino, ce lo conferma. Non è una sfida che si vince da soli, non la vincono da soli i cittadini, non la vincono da soli le imprese, non la vince da sola la politica e le nostre istituzioni. Ed è per questo che proveremo questa sera a mettere insieme i punti di vista e vi proponiamo in qualche modo una zoomata. Adesso apriamo il grandangolo, guardiamoci intorno, guardiamo quello che succede fuori dal nostro paese, per poi provare a capire, alla luce di questa analisi, quello che invece accade accanto a noi, accade fra di noi, accade nel nostro paese, perché seguendo il criterio che veniva anche evocato poco fa, che è quello di misurare per migliorare, che è quello di confrontarsi con buone o cattive pratiche per provare a migliorare le nostre performance e a raggiungere i nostri obiettivi. Obiettivi che abbiamo visto sono molto ambiziosi in questa fase, necessitano di un'accelerazione lungo sotto diversi profili, da quello della semplificazione della normativa a quello della sapere utilizzare non solo presto ma anche bene i fondi che ci sono stati messi a disposizione dal piano Next Generation EU, e da quello di mettere in pratica un paradigma, quello dell'economia circolare, quello della transizione ecologica, che un po' si costruirà facendo. Abbiamo delle idee, spesso non convergenti, ma farle diventare pratica non sarà semplice, ma sarà possibile solo dal confronto dei diversi punti di vista. Proprio per partire da un confronto, adesso tra qualche istante lascerò spazio e parola al dottor Federico Magalini, che è Managing Director di Sofies Regno Unito, è una società internazionale di consulenza e gestione di progetti di sostenibilità. Il dottor Magalini ci sta seguendo dal Regno Unito a distanza, ma purtroppo per ragioni di regole, di restrizioni legate al Covid, non può essere fisicamente con noi,
però abbiamo un suo contributo perché insieme a Josephine Courtois, Ambra Conceso, Caroline Heinz ha messo su una indagine intitolata I sistemi di responsabilità estesa del produttore e il loro ruolo strategico per i produttori. È un rapporto che ha messo a confronto i flussi di rifiuti e apparecchiature elettriche di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quelli di pile e accumulatori, i rifiuti da imballaggi in diversi paesi, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e ovviamente Italia. Quindi il dottor Magalini ci racconterà questo lavoro, questa indagine che dà molti spunti e individua appunto good ideas, buone pratiche che possiamo replicare non solo nel mondo dei RAE e dei settori che ho appena citato, ma anche possibilmente e potenzialmente in nuovi sistemi di responsabilità estesa del produttore che auspicabilmente nel prossimo futuro dovremo per forza di cose in alcuni casi introdurre nel nostro sistema. Noi abbiamo economiacircolare.com ha avuto modo di guardare questo lavoro così articolato in anteprima e vi assicuro che è molto ricco di spunti intanto narrativi per noi che siamo giornalisti e ci piace vedere le buone pratiche e anche fare il confronto fra paesi, ma anche operativi. Quindi lascio lo spazio e la parola al dottor Magalini, lo ringrazio per il contributo e poi avremo modo di commentare insieme le cose che ci racconterà. Buon pomeriggio a tutti, grazie innanzitutto a Erion, a Giorgio e Danilo per l'invito. Mi spiace non poter essere con voi a Roma, ma in questi tempi di pandemic purtroppo i viaggi da UK erano difficili, ma cercherò di raccontarvi quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi a distanza. Abbiamo iniziato qualche mese fa questo studio che aveva un obiettivo importante, ambizioso, quello di cercare di capire il ruolo che un sistema di responsabilità estesa del produttore come Erion gioca e può giocare per i produttori. Per far questo abbiamo cercato di analizzare quelle che sono le principali realtà. Di fatto i sistemi di responsabilità estesa del produttore stanno proliferando a livello europeo ma anche nel mondo, stanno proliferando da un punto di vista di flussi di rifiuto coperti dalla legislazione e stanno proliferando dal punto di vista dell'espansione geografica. Abbiamo parlato, intervistato i manager dei principali consorzi operativi in Europa sulle filiere di RAE, batterie, pile portatili e packaging. E poi siamo anche andati a cercare esperienze al di fuori dell'Europa o altri flussi di rifiuto per identificare alcune buone pratiche che possono essere importate, possono ispirare comportamenti e miglioramenti futuri. E da ultimo abbiamo cercato di capire oggi che asset rappresenti un sistema di responsabilità estesa qual Erion per i propri associati. Lo dicevo in apertura, il contesto normativo è in forte evoluzione, soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito a un'importante accelerazione. Siamo passati da una realtà in cui la gestione rifiuti era sostanzialmente demandata alla direttiva quadro sui rifiuti e a direttive specifiche. Oggi, anche grazie all'approvazione del Green Deal e altre iniziative collegate come Sustainable Product Initiative, i sistemi stanno sempre più diventando gestione integrata del ciclo di vita del prodotto. Pensiamo ad esempio alla recente nuova regolamentazione sulla gestione delle batterie che include in un unico pacchetto regolamenti o requisiti relativi alla progettazione dei prodotti, all'utilizzo di materiali riciclati, alle due diligence rispetto a conflict minerals e include poi aspetti relativi al processo di recupero e trattamento, ma anche della gestione delle spedizioni transfrontaliere. Eccetto Battery Regulation, che ho già menzionato, che quindi diventerà un regolamento, quindi attuabile una volta approvato dal Parlamento su tutti i paesi europei, in tutti i paesi europei, ad oggi ogni singolo Stato membro legifera in modo indipendente, in modo autonomo.
e alcuni degli stati membri, penso alla Francia, si stanno spostando molto in avanti con i requisiti, con legislazioni molto ambiziose rispetto al fine vita, ma non solo, includono elementi relativi alla riciclabilità, alla riparabilità dei prodotti e così via. E tutto questo non fa che acuire le difficoltà per i produttori, siano essi piccole e medie aziende o grandi multinazionali, perché di fatto oggi la maggior parte dei produttori lavora e opera su scala sovranazionale. E quindi capire come essere compliant con queste evoluzioni normative diventa una componente importante del business di un'azienda. Abbiamo cercato in questo studio, in questo lavoro, di capire quali siano cinque fattori caratterizzanti di un sistema di responsabilità estesa, cosa differenzia un sistema rispetto a un altro. Il primo, senza dubbio, è il tipo di responsabilità. Abbiamo sistemi in cui la responsabilità è meramente finanziaria, per cui rappresenta un modo per trasferire l'obbligo di finanziamento dai cittadini che pagano le tasse a qualcun altro, in questo caso i produttori. Nella maggior parte dei casi però la responsabilità è anche operativa, per cui ai produttori e ai consorzi da loro istituiti viene demandato l'obbligo di organizzare le operations, per cui la raccolta e il trattamento. In alcuni casi anche questo ha portato dalla creazione di infrastrutture, per cui centri di raccolta o impianti per il trattamento. Il secondo tema, il secondo elemento caratterizzante è la possibilità di essere sistemi individuali o sistemi collettivi. Oggi esistono pochi esempi di sistemi individuali, sostanzialmente sono sistemi che si focalizzano su flussi di rifiuti molto specifici o su apparecchiature ad elevato valore aggiunto, apparecchiature professionali. Fatta eccezione per la Germania, dove nel mondo delle apparecchiature elettriche e elettroniche e dei RAE non esistono i consorci ed ogni produttore ha una responsabilità individuale che deve, cui deve farsi carico con contratti diretti con gli impianti di trattamento. Ma nella maggior parte dei paesi, in alcuni casi come l'Italia, di fatto per legge, la responsabilità collettiva è sicuramente l'opzione preponderante. Il terzo elemento è la natura della competizione. Esistono paesi, esistono sistemi dove la competizione fra diversi consorzi non è regolata e altri in cui è regolata. E in questo caso credo che l'esempio italiano del centro di coordinamento, prima RAE e poi batterie, pile accumulatori, sia un'eccellenza a livello europeo. Oggi con l'evoluzione, con la nuova direttiva quadro sui rifiuti, la necessità di stabilire dei centri di coordinamento è stata resa esplicita nella direttiva, per cui sicuramente in futuro vedremo anche in altri paesi europei maggiori centri di coordinamento. Il quarto punto è quello della copertura dei costi. Questo varia molto in alcuni settori, come nel caso del packaging, ma soprattutto va ad incidere la copertura eventuale di costi che esulano la mera attività di raccolta e trasporto. E l'ultimo tema su cui i diversi sistemi si possono differenziare è quello della trasparenza e della sorveglianza fatta da parte delle autorità, ma anche da parte del sistema stesso sui propri membri. Quindi una volta fissati un po' le coordinate per l'analisi, quello che abbiamo fatto, ci siamo chiesti è come possiamo valutare le performance attuali dei sistemi attivi, per cui la raccolta, il tasso di riciclo, elementi fattuali che spesso sono anche influenzati da congiunture tipiche del sistema paese, le infrastrutture di raccolta, trattamento, la legislazione, quello che potrebbe essere il futuro di questi sistemi, dove magari a livello personale spero ci sarà maggiore armonizzazione a livello europeo, sarà più semplice per i produttori essere compliant, ma soprattutto i consorzi potranno offrire maggiori servizi a valore aggiunto. Ecco, il gap o il punto, il bridge fra questi due monti è rappresentato da iniziative come questa o come quella che a breve dopo di me verrà presentata da Aerion. Non voglio fare uno spoiler, però verrà presentato
un libro bianco che contiene suggerimenti che derivano dagli stakeholder per migliorare l'attuale sistema. E quindi ecco, in quest'ottica si pongono iniziative di questo tipo. Voglio adesso scendere un po' più nel dettaglio di quelle che sono le realtà o il benchmarking dei diversi flussi di rifiuto, quindi RAE, pile portati e packaging, ma soprattutto mi voglio soffermare non tanto sui numeri, avete la possibilità di scendere nel dettaglio nel report che verrà reso disponibile, ma soprattutto su alcune buone pratiche. Abbiamo selezionato fra le oltre 50 individuate alcune 4 o 5 per ogni flusso di rifiuto che ci sembrano significative e che pensiamo possano nel contesto nazionale, nel contesto italiano, aggiungere elementi per la discussione. Dal punto di vista dei RAE, sappiamo a livello europeo che il principale problema è legato al tasso di raccolta, che in quasi tutti i paesi europei è ancora al di sotto dei limiti imposti dalla direttiva. Una nota importante, positiva, è il fatto che sappiamo bene, lo dicono i numeri di vari studi che sono stati pubblicati o condotti negli ultimi anni, nel momento in cui i rifiuti vengono raccolti e presi in carico dai consorzi, la qualità del trattamento è buona. Lo vediamo come la percentuale di materiali che si ottengono nel processo di riciclaggio sia molto, molto vicina a quella dei RAE raccolti. Dal punto di vista delle differenze fra i diversi stati, fra i 5 maggiori stati europei, vediamo che la Germania spicca perché è l'unico paese in Europa che non ha un sistema di consorzi, per cui è un po' più difficile per i singoli produttori. Germania e UK sono paesi in cui i consorzi possono essere for profit, e questo, diciamo, sappiamo che è un elemento che in Italia il legislatore ha voluto regolamentare con l'obbligo di essere non for profit per i consorzi. È una cosa importante che notiamo dalla tabella è che l'Italia, rispetto a quasi tutti gli altri paesi che abbiamo considerato, ha un numero di centri di raccolta nettamente inferiore rispetto agli altri. Francia, Germania e Inghilterra hanno ad oggi un tasso di raccolta che, se andiamo a verificare le tonnellate raccolte, è quasi il doppio rispetto a quello italiano. Ma come dicevo prima, è più interessante, mi piace di più soffermarmi su quelle che possono essere alcune idee, alcuni spunti di riflessione per il miglioramento futuro. In Francia Ecosystem ha creato una rete di raccolta, ad esempio, di più di 3.000 punti per la raccolta di RAE professionali. Abbiamo allo stesso modo lo sviluppo di un servizio di raccolta per i telefoni cellulari che si basa sul sistema postale, che nel primo anno di attività è stato efficace, ha contribuito alla raccolta di oltre 25.000 dispositivi. Sappiamo che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui la raccolta dei piccoli elettrodomestici, piccoli rifiuti con il sistema postale per legge di fatto non è possibile. Abbiamo l'esempio di Repic in Inghilterra, dove i produttori, i soci di Repic possono raccolgono di fatto i rifiuti presso i loro clienti, e questi rifiuti vengono poi contabilizzati, vanno a far parte della quantità che il consorzio rendiconta, per cui vanno a far parte delle quantità rendicontate dal sistema. E abbiamo in Spagna il consorzio spagnolo che, per aumentare la tracciabilità, ha istituito la buona pratica di taggare i principali rifiuti, prodotti critici, in particolare condizionatori, nei centri di raccolta per seguire il loro percorso. Per quanto riguarda le pile, le batterie, ma in particolare le pile portatili, sappiamo anche qui che il tasso di raccolta oggi rappresenta il tallone d'Achille, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei. Di nuovo siamo lontani dal tasso di raccolta imposto dalla direttiva. E di nuovo possiamo notare come l'Italia abbia un numero di centri di raccolta nettamente inferiore rispetto agli altri paesi. Di contro, e questa credo che sia una nota positiva, l'Italia ha anche in questo caso un centro di coordinamento che garantisce omogenee condizioni per la competizione, sana competizione fra i diversi consorzi. Quando guardiamo le tonnellate raccolte, spicca il fatto che
La Germania, pur avendo in percentuale un tasso di raccolta molto simile a quello dell'Italia, in realtà, se guardiamo le tonnellate, raccoglie quasi il doppio di pile portatili rispetto all'Italia. Abbiamo notato alcune buone pratiche, anche qui implementate da alcuni paesi. Alcune di queste buone pratiche sono relative alla comunicazione, che è uno degli elementi fondamentali per aumentare e garantire un elevato tasso di raccolta. Corepil in Francia ha ingaggiato alcuni influencer per soprattutto stimolare le nuove generazioni e ha giocato, puntato molto sulla gamificazione di alcune attività. Abbiamo in UK il sistema Battery Pack che per ovviare o limitare o ridurre i costi di raccolta e trattamento ha istituito un centro per il trattamento, per cui cercando di limitare i costi per la spedizione transfrontaliera per il trattamento all'estero. E in Germania sappiamo che il sistema GRS fornisce dei contenitori di diverso colore per la raccolta delle batterie al litio. Sappiamo che le batterie al litio presentano rischi elevati per quanto riguarda rischio incendio, la flammabilità, e questo è un elemento di sicurezza che garantisce chiara e immediata comprensione di che tipi di rifiuti sono contenuti nei diversi contenitori. E in parallelo ha anche sviluppato un sistema ad hoc per la raccolta delle batterie delle e-bike, anche in questo caso fornendo presso i centri di raccolta e presso i rivenditori di e-bike fusti adeguati per lo stoccaggio e il trasporto successivo delle batterie. Il packaging è, dal punto di vista della volumetria, ovviamente il flusso di rifiuto che ha maggiore impatto, maggior peso, è sicuramente permea la nostra vita, i rifiuti da imballaggio in modo preponderante, sono quasi 89 milioni di tonnellate dell'imballaggio messo al consumo, e i tassi di raccolta sono elevati. Questo perché storicamente il packaging è stato il flusso di rifiuto che per primo è stato regolamentato. Sono ormai forse più di 30 anni che esistono consorzi per il trattamento dei rifiuti da imballaggio. È anche il settore, il flusso di rifiuto, dove assistiamo a maggiore diversità di approccio fra uno Stato membro e l'altro, in particolare per quanto riguarda la copertura di costi. Si va da un sistema molto libero mercato in UK, dove per legge c'è la copertura dei costi che si limita al 10%, a paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna, dove c'è la copertura totale dei costi di raccolta. C'è da dire che il sistema per la gestione dei rifiuti di imballaggio in UK è attualmente in fase di forte revisione ed è altamente probabile che si allineerà alla realtà degli altri paesi europei. Da notare come nel mondo del packaging non esista un meccanismo di coordinamento come possiamo notare per RAE e pile accumulatori negli altri paesi. Va anche detto che, eccezione fatta per UK, dove il sistema si regge su competizione e su un sistema in cui esistono diversi consorzi che finanziano la raccolta per conto di propri membri, nella maggior parte degli altri paesi esistono un numero limitato di consorzi attivi sul mondo dei rifiuti da imballaggio, per cui è un sistema più simile al monopolio che a un sistema di tipo competitivo, anche se si stanno aprendo spiragli in tal senso in quasi tutti i paesi. Tra le buone pratiche che abbiamo evidenziato, che sono degne di nota, voglio ricordare Citeo, il sistema francese, che fornisce ai propri produttori dei tool, degli strumenti per minimizzare, per riprogettare il packaging dei loro prodotti e minimizzare non solo l'impatto ambientale del packaging, ma anche in questo modo il contributo che i produttori devono pagare al sistema. E un altro strumento chiamato B per determinare l'impatto ambientale dell'imballaggio. In UK, EcoSureti, che è anche certificata B Corp, per cui è un benefit corporation, per cui è molto attenta all'aspetto sociale della propria attività,
ha sviluppato dei sistemi di gestione per visualizzare i materiali utilizzati lungo la supply chain e aspetti e strumenti specifici per la tracciabilità anche legata ai sistemi di deposito cauzionale che sono utilizzati. Un altro sistema, Valpak, offre ai propri associati servizi di consulenza che vanno oltre la mera gestione di rifiuti. Li aiuta nella compliance in paesi al di fuori di UK, ma anche un servizio che aiuta i membri a capire se stanno facendo over reporting del packaging utilizzato nei loro prodotti, che negli anni, nell'ultimo anno, ha portato a saving per i propri associati di oltre 800.000 sterline. E da ultimo sottolineo Ecoembes in Spagna, che organizza corsi di formazione per il personale delle isole ecologiche e anche per i centri di trattamento. In realtà avevo dimenticato la Germania, dove è stato introdotto un marchio Sistalen per identificare prodotti che vengono che utilizzano materiale riciclato contenente rifiuti plastici post consumo di alta qualità. Abbiamo guardato non solo a flussi di rifiuti di batterie, pile, accumulatori, packaging e RAE, ma anche a altre filiere, al tessile, agli olli, ai mobili. E anche qui mi limito a citare l'esempio del caso francese, che è stato il primo paese in Europa a stabilire un sistema di responsabilità estesa per gli abiti, calzature. Vedete che è già arrivato a un tasso di raccolta superiore al 38%, per cui elevato. E vedete anche come ci sia una preponderanza derivante dall'abbigliamento, quindi dal tessile, dai vestiti, ma anche le calzature rappresentano una quota importante. E è una quota importante, oltre il 58%, è rappresentata dal riutilizzo, quindi non solo, non esclusivamente recupero di materia. Spiega il fatto che ci sono oltre 46.000 punti di raccolta dove i consumatori possono depositare il loro abbigliamento o le scarpe di cui si vogliono disfare. Il fatto che i produttori siano tenuti a fornire le dichiarazioni dell'immesso sul mercato validate dal loro commercialista. E poi c'è un forte impegno alla sensibilizzazione, in particolare coinvolgimento delle autorità locali, ma anche campagne sui social media. E da ultimo, in Francia è abbastanza comune il concetto del eco-modulation, per cui di contributi che sono che variano, in particolare sono più bassi, per quei materiali, per quei prodotti che sono maggiormente sostenibili. Il tema dell'eco-modulation è un tema dibattuto ad oggi a livello europeo. Su alcuni flussi di rifiuti è di facile ed è probabilmente anche maggiore efficacia. Su altri flussi più complessi, come l'apparecchiatura elettrica e elettronica, è un po' più difficile. Alla fine di questa carrellata vorrei cercare di riassumere quelli che sono... risultano essere i principali elementi chiave che nelle interviste con i manager dei consorzi o anche nell'analisi dei dati e delle informazioni disponibili sono emersi in modo direi abbastanza chiaro. Il primo è il fatto che oggi i consorzi rappresentano, se vogliamo, la centrale operativa e garantiscono coordinamento di una rete di stakeholder ampia. Oggi un sistema come Aerion è il punto nodale che garantisce il coordinamento dell'attività dei produttori che dichiarano, pagano i contributi e poi l'attività fondamentale degli impianti che effettuano il trattamento e poi l'interfaccia con i centri di raccolta e con la distribuzione. Per cui questo è sicuramente un tema, un elemento chiave. La capillarità del sistema di raccolta è un elemento importante per garantire l'aumento dei tassi di raccolta. Capillarità non significa aumento dei costi, è di solito il contrario. Un aumento della capillarità può garantire una maggiore ottimizzazione della logistica e sicuramente dal punto di vista del consumatore la facilità
nel disfarsi di un proprio rifiuto. Esiste poi per i propri associati, per i propri produttori, un ruolo fondamentale di supporto. L'abbiamo visto soprattutto nel mondo sulla filiera del packaging. Tanti dei consorzi attivi in Europa supportano i produttori nella riprogettazione del packaging, ma supporto alle aziende significa anche seminari informativi, aggiornamenti sulle tecnologie, sui nuovi trend, organizzare eventi per i membri, e su questo so che Arion è attivo, ho partecipato anch'io a alcuni di questi seminari informativi, e attività di ricerca e innovazione. Di nuovo abbiamo parecchi esempi, progetti europei che vedono coinvolto Arion. Esiste poi una parte più legata all'evoluzione del contesto normativo, l'abbiamo detto in apertura. Il panorama sta cambiando in modo importante, è difficile per le aziende, soprattutto di piccole dimensioni, seguire questa evoluzione. E quindi, di nuovo, il ruolo del consorzio nell'essere la cinghia di trasmissione fra l'evoluzione normativa e l'attività operativa delle aziende è importante, soprattutto per quelle che non possono permettersi o consulenti esterni o un team dedicato interno che segua questa evoluzione. E l'ultimo tema, l'ho lasciato per ultimo non perché sia meno importante, ma perché è forse quello su cui è importante riflettere. Sappiamo che i cittadini, i consumatori, hanno bisogno di essere sensibilizzati. Questo è veramente importante. Abbiamo analizzato qual è il budget dedicato dai singoli consorzi, attività di comunicazione, engagement dei cittadini. Nel tessile in Francia arriviamo a quasi il 15% del budget annuale allocato alla comunicazione, e in altri casi è superiore al 5%. Quindi credo che sia bello pensare come anche eventi di questo tipo possono diventare non solo, non essere limitati agli addetti ai lavori, ma diventare sempre più un modo di coinvolgere il cittadino, renderlo edotto delle potenzialità dei sistemi di raccolta e dei benefici ambientali che questi sistemi di raccolta garantiscono. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, anche diciamo in modo virtuale, a distanza. Spero che questi elementi di discussione, spunti, possano facilitare la tavola rotonda che verrà dopo e che possano aiutare il dibattito in Italia sull'evoluzione del sistema, dei sistemi, usiamo il plurale, di responsabilità estesa del produttore. Grazie ancora a Arion per l'invito e buon proseguimento nell'evento. Bene. Noi ringraziamo ancora il dottor Federico Magalini per questo contributo. Non so voi, ma io diciamo ho avuto un'impressione di tanti stimoli, mi chiedevo perché non lo facciamo anche, dai facciamolo anche noi, insomma mi veniva voglia di mettere in campo tante di quelle buone idee e ho visualizzato invece un po' il nostro sistema e su questo chiamerò poi a confrontarsi con noi con un primo stimolo il dottor Bratti che a momenti ci raggiunge, che è quello proprio di pensare al fatto che abbiamo messo su un sistema che, come Magalini evidenziava, funziona, e però siamo, come dire, un calciatore che è in grado di fare il tiro a giro, attualissimo tema, ma gioca su un campo pieno di buche, e quindi dobbiamo un po' capire queste buche, come provare a risolverle, a colmarle. E per questo chiedo... Cominceremo da qui il confronto con il dottor Alessandro Bratti, presidente di direttore generale di ISPRA, che invito ad avvicinarsi e ad accomodarsi accanto a noi. Il dottor Bratti dovrebbe essere microfonato, vero? Sì, sì. Ok. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, benvenuto, si accomodi pure lì. Al centro. Per le distanze Covid, se possiamo stare, ci dicono, senza mascherina, quindi questa è una cosa comoda. Io prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata le volevo proprio chiedere velocemente che impressione le ha fatto ascoltare le cose che ci ha detto il dottor Magalini. Ma sicuramente, come si diceva prima, tanti stimoli e tante cose interessanti. Poi il benchmarking fra i vari paesi su un tema come questo della responsabilità estesa del produttore credo
oggi sia particolarmente importante e che poi lo diventerà sempre di più. Si diceva prima, io credo che ce n'era bisogno qualche tempo fa, ma oggi diventa fondamentale anche alla luce della PNRR, del Green Deal, cercare il più possibile anche a livello europeo di avere delle regole comuni. Oggi non è ancora così. Facciamo fatica in questo paese ad avere gli stessi comportamenti di fronte, pensate a tutta la vicenda che si sta discutendo in questi giorni del cosiddetto fine vita dei rifiuti, dove ancora non si riesce a trovare una posizione, diciamo, comune e che ha di fatto frenato non poco il tema del caso per caso, tutta una serie di applicazioni da un punto di vista imprenditoriale. E se poi queste differenze le si mettono anche in un contesto europeo, dove, ripeto, oggi le politiche, i finanziamenti, gli indirizzi sono ormai a quel livello lì e le situazioni nei vari paesi sono tutte diversificate, è evidente che questo a lungo andare, ma neanche tanto a lungo andare, ma nel breve medio periodo, rischia di creare delle distorsioni di mercato che non sono secondarie. Poi, se dovessi parlare di come sono organizzati i vari sistemi di controllo, riferendomi anche ovviamente al ruolo che ho, anche a livello europeo, la situazione è molto diversa tra paese e paese. E quindi anche sulla questione del controllo, del monitoraggio, delle valutazioni ambientali, è evidente che se è vero che ci sono delle normative europee uniche, però, ripeto, il fatto di avere delle normative europee uniche non significa che vengano applicate nello stesso modo sia a livello europeo che all'interno addirittura dello stesso paese. Quindi è evidente Magalini che c'è da lavorare tantissimo. E sono temi che appassionano molto, ho visto, sono temi che io amo chiamare di backstage, nel senso che sono quelli che succedono dietro alla norma principale o al finanziamento, ma in realtà sono quelle questioni molto applicative che poi determinano ritardi, storture, fraintendimenti che creano poi la paralisi nel sistema produttivo e non solo. Infatti dicevo che il dottor Magalini evidenziava come nel caso delle batterie ci sia un regolamento, ma in molti altri casi, quando c'è invece da recepire una direttiva, poi questo porti a una differenza di recepimento e quindi c'è un bisogno anche a livello europeo di armonizzare maggiormente la normativa in diversi settori. Ma veniamo con la nostra zoomata che vi avevamo promesso all'inizio un po' all'Italia e alla situazione proprio della gestione dei rifiuti nel nostro paese. Le volevamo chiedere un breve quadro legato proprio al fatto che nel vostro rapporto sui rifiuti speciali avete registrato come ci sia una crescita dei rifiuti speciali molto superiore rispetto alla crescita del PIL, peraltro con 154 milioni di tonnellate, 5 volte più di quelli urbani. In un contesto in cui l'Europa, le regole del pacchetto economia circolare spingono sempre di più verso la politica di prevenzione, di utilizzo, riparazione e poi recupero e riciclo. Ma come ci stiamo muovendo e cosa manca? So che è una domanda enorme, però diciamo un breve quadro della situazione. No, come sempre chiaramente bisogna fare la distinzione tra quelli che sono i rifiuti urbani, che in termini quantitativi, come noto, circa, forse anche un po' meno oggi di quelli speciali, e ovviamente il mondo degli speciali pericolosi e non che derivano dall'attività produttiva. Ma allora tenete presente che il rapporto che noi abbiamo presentato è un rapporto dato 2019 e quindi che non è ancora inficiato dalla crisi che abbiamo vissuto a causa della pandemia, quindi sarà anche interessante vedere poi ovviamente quest'anno o nel prossimo rapporto quanto la pandemia ha inciso sulla produzione globale. Qualche segnale ce l'abbiamo, diciamo, però è importante aspettare i dati. Però direi che complessivamente, come ha ricordato lei, sia nel settore degli urbani, soprattutto su tutto il tema della raccolta differenziata, ma anche del riciclo e del recupero, sono dei dati di grandissimo interesse. E anche sul tema dei rifiuti speciali, perché poi di fatto la stragrande maggioranza di questi rifiuti sono collegati al settore dell'edilizia, su cui tantissimo di questo materiale viene comunque recuperato, si sta lavorando anche per cercare di recuperarne ulteriormente.
tutti i target europei di fatto sono raggiunti, abbiamo qualche problema sul tema della plastica, come noto, e c'è il tema sui veicoli usati che facciamo fatica ad arrivare a un certo tipo di target. Adesso qui sono tutti addetti ai lavori, quindi è evidente che una delle situazioni più critiche che abbiamo, nonostante, ripeto, se si calcola, adesso ci sono varie modalità per definire indicatori o indici, mi piace usare per quanto imperfetto questo tasso di circolarità che Eurostat e Istat hanno lavorato, emerge chiaramente che noi siamo il paese che di fatto utilizza nel mercato più prodotti, diciamo più materiale che viene dal recupero e dal riciclo rispetto a tutti gli altri paesi europei, quindi, e abbiamo anche aumentato nell'ultimo periodo, quindi vuol dire che comunque sulla circolarità ci siamo, partiamo da una posizione, siamo ben posizionati a livello europeo, abbiamo comunque anche qui dei margini di miglioramento, però dicevo, è evidente che uno dei temi più importanti rimane quello della dotazione impiantistica. All'interno del PNRR ci sono tutta una serie di progetti, sia di ammodernamento che di nuova impiantistica, che puntano molto sul tema della, ovviamente con un indirizzo forte sulla circolarità. Mi permetto di dire che il tema non è un tema solo tecnologico, il tema tecnologico avrà la sua importanza, l'innovazione entrerà e va benissimo, ci aiuterà a raggiungere determinati target, ma poi, ripeto, questi impianti devono essere realizzati, devono trovare nei territori quei consensi necessari che oggi purtroppo non ci sono nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi c'è la necessità di affiancare parallelamente a questo grande processo di innovazione e di revamping, diciamo, tecnologico, è necessario anche affiancare tutta una serie di strumenti, compreso il potenziamento, adesso non è che devo fare pubblicità all'attività che io faccio, però parlo in generale, ovviamente l'attività di verifica, di controllo e autorizzativa, che oggi sembra un tema che non è collocato in questo tipo di disegno, e invece è molto importante, perché tutti questi impianti o una buona fetta dell'impiantistica dovrà essere soggetta a valutazione di impatto ambientale sia a livello nazionale che a livello regionale, dovranno essere soggetti comunque a dei controlli, dovranno essere anche gli impianti innovativi hanno degli impatti, questi impatti bisogna comunque tranquillizzare in un qualche modo i cittadini che tutto viene fatto nel migliore dei modi. Per fare questo occorre investire anche sulle strutture di controllo, di verifica, come le agenzie regionali o la stessa ISPRA a cui io appartengo. Se non si comprende questo passaggio, stiamo andando avanti in maniera monca. Cioè, arriveremo al punto che avremo sicuramente dei bellissimi impianti dal punto di vista tecnologico, ma che non riusciremo a realizzare, soprattutto con quella tempistica che ci viene richiesto dal PNRR. Ha aperto due capitoli importantissimi che poi approfondiremo, quello della cosiddetta transizione burocratica, per stare anche alle parole che ha utilizzato il ministro Cingolani, e una transizione necessaria, transizione culturale. Però prima le volevo chiedere ancora un piccolo approfondimento sugli impianti, cioè quali impianti più nello specifico servono al paese? Questa è una domanda da molto complessa a cui rispondere. Sicuramente più moderni di selezione e trattamento che vadano in quella direzione che abbiamo detto prima, cioè della circolarità. Sicuramente, mentre discutiamo di impianti di grandissima innovazione tecnologica, che io spero vengano messi al più presto sul tappeto, abbiamo anche l'esigenza di far fronte a quelle che sono le esigenze, chiamo io, del giorno dopo, perché voglio dire, abbiamo delle situazioni ancora in questo paese dove i vecchi, anche le vecchie discariche, mi consenta di dirla così, forse in alcuni casi potrebbero ancora svolgere un ruolo importante se gestito ovviamente nella maniera adeguata. Quindi, mentre guardiamo al futuro, e questo futuro deve essere la nostra linea guida, dobbiamo anche stare attenti a non allargare la forbice tra quello che succede tutti i giorni e quello che ci piacerebbe che succedesse da qui a 7, 8, 10 anni. Il nostro paese non è un dettaglio, perché come noto abbiamo situazioni di grandissima innovazione e di grandissimo interesse
probabilmente tra le migliori europee, se non le migliori, ma abbiamo ancora delle situazioni nel paese, diciamo, che hanno alcune criticità. Se poi pensiamo ai rifiuti urbani, voglio dire, la stessa città dove ci troviamo a discutere oggi di questo tema è una città che qualche problemino, oggi ci sono le agenzie piene ancora di questa discussione, continua ad esserci, sono passati 20 anni, ma il problema è ancora lì, tutto fermo, e quindi mentre discutiamo di andare su Marte, poi voglio dire, bisogna che ci occupiamo anche della Terra, ecco, io la ragiono un po' così. Giusto. E torniamo invece al tema che affrontavamo prima, quello della cosiddetta transizione culturale, cioè come si produce un cambiamento di questo genere, che necessita di un forte livello di innovazione, di una forte spinta anche di semplificazione, ci arriveremo, una modifica dei comportamenti, delle condotte, sia dei singoli cittadini, sia delle aziende, mi verrebbe da dire anche da parte delle istituzioni. Da dove cominciamo? Ma io credo che rispetto a qualche anno fa siano stati fatti dei passi molto, molto importanti e molto interessanti. Noi stessi negli ultimi 2 o 3 anni come ISPRA abbiamo aperto, devo dire, c'è sempre stato un confronto, soprattutto nel settore, tra virgolette, dei rifiuti con il mondo produttivo, dai consorzi alle singole imprese, alle grandi associazioni, dei gestori, sia pubblici che privati. Però diciamo che ultimamente l'abbiamo anche un po' assunta questa linea di confronto interattivo col mondo produttivo, quasi come posso dire, come un modo normale di operare. Tenete presente, ad esempio, anche come sistema, cioè ISPRA e agenzie, noi produciamo linee guida che per noi sono cogenti, cioè una volta che facciamo delle linee guida di carattere tecnico, queste devono essere o dovrebbero essere applicate dagli operatori pubblici, parlo delle agenzie, nello stesso modo. Però, per esempio, proprio ultimamente abbiamo discusso che, poiché alcune di queste linee guida hanno importanza per noi, ma hanno anche un impatto notevole sul sistema produttivo, sia assolutamente indispensabile, prima di approvarle definitivamente, avere quel momento di confronto che ci possa consentire di capire se ciò che si sta facendo in un qualche modo poi non intercede pesantemente con quelli che sono gli obiettivi che le imprese si sono in un qualche modo poste. Quindi io credo che questo confronto e questa diffidenza che forse una volta c'era, cioè la diffidenza tra il pubblico e il privato, si stia progressivamente veramente eliminando, e non può essere che così, perché abbiamo sicuramente la necessità di raggiungere dei target che ci vengono imposti a livello europeo, e quindi il sistema produttivo è chiamato ad una sfida importante. Devo dire, dalla mia esperienza, anche quella prima di fare questo lavoro, ho visto tante imprese di grande innovazione, e c'è bisogno di un dialogo più stretto tra il sistema imprenditoriale e il sistema pubblico, ma ripeto, abbiamo anche la necessità di rinforzare il sistema pubblico, perché poi questo sistema sia in grado di affrontare queste sfide tecnologiche e queste sfide del futuro che in parte sono state anche fatte vedere nei vari filmati. Per cui non si può pensare che la pubblica amministrazione non esista. La pubblica amministrazione c'è, ha le sue regole, e bisogna capire come migliorarle, e soprattutto bisogna introdurre degli elementi di professionalità sempre più forti anche all'interno di questo sistema. Se tutto ciò cammina in maniera parallela, sicuramente ce la facciamo. E anche questa transizione culturale che lei, a cui lei accennava, è chiaro, c'è anche il cittadino comune che ha necessità di essere in un qualche modo investito in questo ruolo. Però facciamo attenzione, il cittadino comune si fiderà dell'impresa e si fiderà dello Stato nella misura in cui, questa locuzione non mi piace, però la uso, siamo in grado, come sistema privato, ma anche come sistema pubblico, come sistema di verifica, di controllo autorizzativo, di dare quelle necessarie garanzie ai nostri cittadini che le cose che si stanno facendo sono fatte bene, sono fatte nel rispetto dell'ambiente e della salute delle persone. Se siamo in grado di fare questo, andiamo a pallino. Se non siamo in grado, credo che avremmo purtroppo delle spiacevoli sorprese, nonostante il recovery plan e nonostante le indicazioni che ci vengono a livello europeo.
Veniamo proprio al Recovery Plan e veniamo ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ormai sentiamo dire come un mantra che bisogna spenderli presto e bene. Lei giustamente evocava il sistema dei controlli anche come garanzia e come elemento di fiducia da infondere nei confronti dei cittadini. Forse aggiungerei che c'è anche un elemento legato alla necessità di rendere più partecipi dei processi che riguardano i loro territori. Ci sono degli strumenti che sono stati utilizzati in passato che hanno mostrato delle buone potenzialità e anche il dottor Magalini ci spiegava come è importante investire in comunicazione nei confronti della cittadinanza e in sensibilizzazione. Però a questo poi corrisponde quello che sta succedendo proprio in queste ore mentre noi siamo qui in Parlamento. Si esamina il decreto semplificazioni e governance, un decreto che appunto in vista dell'utilizzo del ricorso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe rendere più facile, sburocratizzare, come si dice sempre, e quindi farci arrivare a Dama in tempi più ragionevoli di quelli che ad oggi, viste le regole, i cosiddetti lacci e lacciuoli che esistono, ci bloccano. E quindi le volevo chiedere, non in generale che idea si è fatto di questo provvedimento, ma in particolare su cosa si dovrebbe incidere, perché per esempio sul fronte della valutazione di impatto ambientale il decreto semplificazioni introduce una sorta di seconda commissione via dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e c'è qualcuno che dice che questo sistema potrebbe complessificare e non semplificare. Ci sono regole che potrebbero invece dar vita, secondo altri punti di vista, a una sorta di deregulation per cui verrebbe meno poi la garanzia della correttezza sotto un profilo di ecocompatibilità degli interventi. Insomma, le critiche a questo provvedimento sono tante e diverse. Il Parlamento sta lavorando adesso per emendare il decreto approvato dal governo, ma ci aiuti a focalizzare i punti su cui è necessario intervenire per rendere davvero efficace questo intervento. Mi date una responsabilità che va, che va molto oltre diciamo quello che è il mio ruolo, però non mi sottraggo a dire quello che penso, perché l'ho sempre fatto e lo faccio anche oggi. Allora, io credo che all'interno di quel provvedimento ci sono tantissime cose e, come sempre succede in questi provvedimenti complessi, tante cose che io ritengo siano utili a costruire un sistema un po' più all'altezza dei tempi e della necessità di applicare, di spendere bene questi fondi. Ci sono altre situazioni, guardate come spesso capita, a volte si parte anche in buona fede con l'idea di costruire un percorso che possa semplificare e in realtà questi percorsi invece complicano. Commissione via, allora, si è scelta questa strada di costruire, già tra l'altro nel governo precedente, di costruire una commissione di fatto, adesso dire parallela, non è esatto completamente, perché le due commissioni sono diverse proprio nella loro struttura, perché una, quella tradizionale, prevede un certo numero di professionisti che possono essere che arrivano da diversi mondi, hanno presentato il loro curriculum, si è costituita questa commissione, è presieduta questa commissione da un soggetto esterno e questa commissione si avvale poi delle strutture tecniche come ISPRA, come il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, come anche altri enti di ricerca. E noi su questo, se ben vi ricordate, qualche tempo fa si parlava, sono usciti diversi articoli anche su diversi giornali, Sole 24 Ore, una per tutte, dove si lamentava il fatto che c'erano circa 500 pratiche ferme da tempo e c'era la necessità di procedere. Ovviamente qui ci sono tanti progetti, ci sono progetti che riguardano infrastrutture, progetti che riguardano impianti di energia, tutti quei progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Noi abbiamo cercato di dare un contributo, per quanto anche formalmente erano scadute tutta una serie di convenzioni, però ci siamo messi, come giusto che sia, come istituto, perché le valutazioni di impatto ambientale, i pareri tecnici fondamentalmente li rilasciamo noi come istituto, per quanto ovviamente la Commissione fa un grandissimo lavoro, quindi non voglio togliere nulla
al lavoro della Commissione, ma tantissimi pareri tecnici passano da noi. Abbiamo cercato di, attraverso una convenzione, di dare una mano e un po' di lavoro l'abbiamo sbrigato. È chiaro che a questo punto si era trovato quasi un minimo di equilibrio, per quanto noi avessimo la necessità. Tenete presente che noi licenziamo circa oggi, a condizioni date, una quarantina di istruttorie. Nella nuova convenzione abbiamo fatto con il Ministero, se tutto funzionerà potremo arrivare ad oltre a 100 all'anno. Tutto funzionerà cosa vuol dire? Che io non mi posso inventare le professionalità, cioè chi fa le valutazioni di impatto ambientale deve essere personale qualificato di un certo livello, ho bisogno di introdurre delle professionalità nuove. E su questo, diciamo, c'è una discussione col Ministero, qualche fondo è arrivato nella scorsa finanziaria e stiamo provando, insomma. Però ecco, mentre stiamo provando a aggiustare questo tema, che non era banale, perché c'era da colmare un ritardo non da poco, è arrivato il PNRR e questa nuova commissione, che prima, se vi ricordate, era commissione PNIEC, cioè era commissione proposta dallo scorso governo, che doveva invece occuparsi solo degli impianti che si trovavano all'interno del Piano Nazionale Energia Clima, il cosiddetto PNIEC. Piano che deve essere completamente rivisitato, perché anche qui, ricordate, l'obiettivo delle emissioni di CO2, allora arrivavamo con il piano che era stato approvato circa al 39% di riduzione e poi si è deciso a livello parlamentare europeo di andare al 55% al 2030, quindi è evidente che quella pianificazione deve essere aggiornata. Assolutamente aggiornata. Nel frattempo è uscito il PNRR, quindi si è fatto tutto un ragionamento e si sono messe le due cose insieme, perché non c'è dubbio che una buona fetta di quegli impianti che si trovano all'interno del PNRR sono anche impianti che costituiranno l'ossatura per il PNIEC. Qui è stata scelta un'impostazione completamente differente, perché si è scelto di pescare i 40 commissari all'interno delle strutture pubbliche, dalle regioni ad ISPRA, colui che dirigerà il presidente viene a essere il dirigente del ministero. Quindi avremo due commissioni che lavoreranno in maniera diversa su delle progettualità che potrebbero anche essere simili in un certo momento, per cui è una situazione abbastanza complicata. Noi siamo chiamati a dare un supporto tecnico-scientifico sia all'una che all'altra, però ecco, tutta questa fase deve essere messa in campo. Siamo in una situazione al momento abbastanza di attesa. Ecco, io spero che ci sia la possibilità, questo voglio dire, che pur partendo con quest'idea ci sia la possibilità in corso d'opera eventualmente di apportare i diversi correttivi, perché allo stato attuale si presume una certa situazione, ma non è detto che capiti. In più, e questo lo dico, oggi una procedura di valutazione di impatto ambientale di media complessità, non scandalizzatevi, dura 730 giorni. 730 giorni sono 2 anni. Allora, voi capite bene che questa tempistica è una tempistica per il PNRR che non potrebbe essere applicata. Però, attenzione, non è che basta scrivere con un tratto di penna, io ho fatto il legislatore, quindi come altri colleghi qua, e non è che basta scrivere che da 730, come c'è scritto adesso, diventano 175 giorni. Perché lo scriverlo è facile, però o tu crei le condizioni per cui davvero si possa andare da 730 a 175, ma se tu lasci tutto così e scrivi solo 175, non succederà, perché devi rafforzare il sistema. Poi, una cosa che spesso non viene detta, ci sono sicuramente lacci e lacciuoli burocratici, sicuramente c'è bisogno di mettere mano alla procedura, ma attenzione, bisogna anche vedere come sono fatti gli studi di impatto ambientale che vengono presentati dai proponenti. Noi abbiamo fatto delle linee guida, tra l'altro abbiamo fatto qualche webinar, 8.000 persone hanno partecipato, c'è un grandissimo interesse. Occorre anche ragionare molto bene di come questi studi vengono presentati, perché se poi lo studio viene presentato, poi io ti faccio l'osservazione e tu mi ripresenti una roba e poi io te la rifaccio, poi tutto questo deve essere messo nelle condizioni per il pubblico di essere visto, i tempi si allargano enormemente. Quindi
non c'è solo un elemento, io spesso sento dire bisogna sburocratizzare, perfetto. Però guardiamo, e per questo vi dico bisogna lavorare molto di fino nel backstage, vediamo dietro veramente a queste situazioni che cosa c'è. Perché se no si rischia di fare delle chiacchiere da bar che, voglio dire, siamo tutti bravi a dire che bisogna semplificare, bisogna sburocratizzare, poi quando poi le cose non succedono i problemi rimangono sul tappeto. Quindi l'appello anche che mi viene da dire è, anche qui in un confronto pubblico-privato, lavoriamo insieme anche per migliorare questi aspetti. Cioè bisogna che gli studi che vengono presentati siano fatti in modo per poter andare a pallino in tempi brevi. Poi voglio dire, dietro spesso a queste, alle presentazioni di certi progetti, ci sono situazioni in cui ci sono imprese che presentano progetti che sanno perfettamente che non verranno realizzati, però tu sei obbligato a prenderli in considerazione. E se io metto 10 persone a lavorare su quella roba lì, quelle 10 persone non possono lavorare su altro. Cioè, è complessa la faccenda, va vista, analizzata, e se davvero si vuole mettere mano al tema e provare a risolverlo, bisogna mettere tutti i paletti necessari per poterlo risolvere. Va bene, io avremo anche tante altre domande, ma abbiamo poco tempo a disposizione, quindi la ringrazio. Grazie a voi. Grazie del contributo. Ringraziamo il dottor Bratti e invito qui con noi Giorgio Arientico, direttore di Aerion Compliance Organization, che ci parla di questo famoso libro bianco, ormai più volte spoilerato, dottor Arienti, però ormai, appunto, ci sono delle proposte messe in campo da chi vive sulla sua pelle, se ho ben capito, le problematiche di un settore. Lascio a lei la parola. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, spero che ce la facciate, nonostante il caldo. Io ho una presentazione molto breve che spero possa partire con questo. Ce l'ho, trovato, grazie. Allora, ci tengo a partire con un elemento. Il sistema RAE in 13 anni ha fatto passi avanti enormi e forse sarebbe il caso di fare a tutti i soggetti che stanno qua e che fanno parte di questa filiera un applauso, perché da 80.000 tonnellate di RAE siamo passati a gestirne, non Aerion, tutto il sistema insieme, 360.000, quindi passi avanti tantissimi, e tutti gli attori della filiera, gli enti locali, le aziende di igiene urbana, i distributori, noi sistemi collettivi, le imprese di trattamento, il centro di coordinamento RAE, hanno saputo costruire, attraverso gli accordi di programma, un sistema che garantisce capillarità in tutto il paese, tempestività del servizio a oltre 4.600 isole ecologiche. Come mi piace dire, non abbiamo mai lasciato giù un chilo di RAE in qualunque angolo d'Italia. E questo è certamente un dato positivo. E siamo visti come un'eccellenza a livello europeo, lo diceva anche Federico Magalini in un passaggio del suo studio, siamo studiati all'estero come un esempio di riferimento, perché siamo davvero il primo esempio reale di Extended Producer Responsibility, siamo il primo esempio di sistema multiconsortile, riusciamo a coniugare competizione e servizio al paese e otteniamo già oggi tassi di riciclo superiori a quelli previsti dalla normativa. Ma c'è un gap da colmare, perché la raccolta ufficiale, cioè quella dichiarata dai sistemi collettivi, badate bene, nessun altro in Italia dichiara un chilo di RAE oltre i sistemi collettivi, la raccolta ufficiale è stata nel 2020 pari a 6,14 chili per abitante, quindi piuttosto lontana dal target europeo, che grosso modo si aggira a 9 chili per abitante. Sotto vedete il dettaglio dei diversi raggruppamenti, non sto a spiegarvelo, la penultima riga in basso, che è R4, piccoli RAE, fa vedere come in molti casi la collaborazione del cittadino sia indispensabile. Guardiamo un attimo al futuro, come migliorare il sistema RAE. La considerazione che abbiamo fatto è, la prima considerazione che abbiamo fatto è che la modalità principe per migliorare un settore è mettersi in ascolto delle esperienze di tutti coloro che in questi anni si sono messi a fare. Dedicare un po' di tempo a capire dove si è arrivati, le criticità incontrate, quali sono le ipotesi di soluzione, invece di buttarsi a testa bassa a legiferare, a reinventare la ruota, a scrivere norme impraticabili, credo che dovrebbe essere davvero il primo passo. Non faccio esempi perché immagino che ciascuno di voi ne abbia nella mente di norme impraticabili che in questi anni abbiamo visto. Credo che la politica dovrebbe fare una cosa.
però faccio una premessa. Abbiamo scritto questa presentazione prima di sapere che dei 5 invitati alla tavola rotonda di oggi, e tutti esponenti parlamentari, a uno avrebbero declinato tutti. Ascoltare gli stakeholder dovrebbe essere il primo compito della politica, cioè la politica dovrebbe confrontarsi con gli stakeholders, immedesimarsi nel loro punto di vista, capire pro e contro dei diversi aspetti e poi decidere. Il compito della politica è decidere, però senza ascoltare, senza capire, è un po' difficile decidere. E invece nei quasi 14 anni che abbiamo trascorso, purtroppo tanti, nel sistema RAE, le occasioni di dialogo promosse dalle istituzioni con gli attori della filiera sono state numericamente insufficienti e qualitativamente insufficienti. E stasera temo di poter dire un'altra volta che è così. Quindi, da queste considerazioni, purtroppo tristi, perché faccio fatica a vedere positivo in questo contesto, da queste considerazioni è nata l'idea di un libro bianco. Oggi si parla sempre più insistentemente di economia circolare e crediamo davvero che sia indispensabile avviare una riflessione ampia, approfondita sul tema dei RAE per migliorare un settore che è fondamentale per una evoluzione sostenibile della nostra economia. Le valutazioni e le proposte che trovate raccolte in questo libro bianco sono state formulate da tutti gli stakeholder della filiera, che ringrazio, da tutti i soggetti rappresentativi dei segmenti, li ho citati prima, della filiera. Credo che il valore aggiunto di questo contributo, che da stasera potete leggere, che avete nella vostra cartellina, è proprio l'esperienza pluriennale che questi soggetti hanno maturato sul campo. Quindi, lo sottolineo, non è un position paper unitario, non è l'espressione unitaria della filiera dei RAE, è una raccolta di proposte formulate da soggetti diversi e quindi non tutte le idee contenute in questo libro bianco sono condivise da tutti gli stakeholder e anche laddove le posizioni sono condivise ci sono distinguo e diversità di atteggiamenti, ma credo che questa diversità di posizioni, questa ricchezza sia davvero un valore, sia un valore per chi ha il compito di ascoltare e poi decidere, per chi è stato eletto per decidere. Perché abbiamo voluto farlo? Perché ci sentiamo il compito, il dovere, come principale sistema collettivo di gestione dei RAE, di dare voce agli attori della nostra filiera e abbiamo voluto raccogliere queste proposte in un documento da consegnare ai decisori istituzionali. La richiesta che facciamo è quella di aprire un tavolo di lavoro con tutti i soggetti che si impegnano con passione, dando tempo ed energie sui RAE affinché non siano più un problema ma un'opportunità. Poi ci siamo accorti che alcune delle proposte raccolte non riguardano solo la filiera dei RAE ma tutte le imprese del settore dei rifiuti, per esempio quando si parla di procedimenti autorizzativi, quando si parla di end of waste, quando si parla di trasporti. E quindi ci auguriamo che questo libro bianco possa essere in qualche modo un punto di partenza anche per un confronto più allargato con tutti gli stakeholder che in Italia si occupano di garantire una corretta gestione dei rifiuti. Ma non vi illustro neanche una proposta. Non vi illustro neanche una proposta sia perché sapete leggere, sia perché ci metterei troppo tempo, sia perché questa sera abbiamo deciso di fare un'altra sorpresa e chiamo con me Danilo Bonato perché abbiamo lavorato in questi mesi su un'altra serie di contributi e adesso Danilo fuori programma ve li racconta. Grazie. Vai Danilo. Basso, ho dovuto alzare un po' i microfoni. Buonasera anche da parte mia. Giorgio, un po' di ottimismo, su, la vita continua. Non avremo i politici, ma poi abbiamo comunque rimediato all'ultimo istante. Avremo un panel molto, molto, molto autorevole e sorpresa anche qui, stiamo un po' improvvisando, ma il panel ci sarà, giusto? Sì. Dunque, io che cosa vi voglio raccontare? Il riciclo. Abbiamo visto le raccomandazioni, l'importanza del settore dei RAE. Di solito si parla dell'aspetto ambientale, quindi i RAE da un punto di vista dell'impatto ambientale di un corretto riciclo, oppure si vede l'aspetto economico. Raramente si affronta il tema del rischio paese, cioè della sicurezza nazionale. E quindi di questo vi parla un documento, una proposta che trovate nella cartellina, magari l'avete già dato un'occhiata. Il rischio di un approvvigionamento equo, competitivo, stabile
per la nostra industria di materie prime strategiche. Questo è un problema grave, importante. Fare la transizione ecologica o la rivoluzione energetica, quindi il settore eolico, il fotovoltaico, le batterie, senza materie prime critiche non è possibile. E in questo momento le imprese europee e italiane fanno fatica a approvvigionarsi su mercati globali dove regna la speculazione, dove la governance è estremamente complessa, e veramente è una riflessione che va condivisa e inserita in un quadro di proposte PNR sui progetti faro. Vi do solo un dato, perché poi i numeri sono anche importanti. Cobalto. Cobalto serve per le batterie al litio. Oggi il cobalto è trattato sui 40.000 euro tonnellata, ha superato i 40.000 euro tonnellata. Un anno fa avevamo quotazioni intorno ai 25-27.000 euro tonnellata, quindi un più 48-50%. Non parliamo delle terre rare, il disprosio, il neodimio che serve per i magneti permanenti essenziali per il mondo delle rinnovabili, dell'automotive, dell'aerospace. Ci sono settori industriali in forte difficoltà in questo momento che non riescono a garantire le produzioni. Parlavo col presidente della Eberhard, che fanno orologi, quindi senza neanche andare su tecnologie innovative, fanno fatica a star dietro alla domanda, non vendono, perché manca la materia prima, manca l'acciaio. Il rame oggi vale, ha superato recentemente 8.000 euro tonnellata, 12 mesi fa era sulle 4.000-5.000 euro tonnellata, quindi un più 68-70%. Se pensate all'industria automotive in Italia, l'immatricolato annuale vale 50.000 tonnellate di rame all'anno, come fabbisogno che abbiamo all'interno delle nostre automobili. 50.000 tonnellate all'anno come incremento di prezzo in un anno fanno più di 150 milioni di euro, oltre al fatto che è difficile trovare acciaio, rame e soprattutto le terre rare, che sono dovunque, in piccolissime quantità, ma sono veramente dovunque. Su qualunque dispositivo voi abbiate in questo momento in mano, sulle vostre ginocchia, ci sono 14-15 elementi delle terre rare che servono per le produzioni. Semiconduttori, il settore dei semiconduttori è in questo momento è in forte tensione. Allora, perché racconto questo dato? Perché noi abbiamo una risposta immediata, concreta, che è sviluppare la nostra industria del riciclo. Però è un riciclo che oggi in Italia è assente. Stiamo parlando non della fase meccanica di separazione dei RAE, che è molto ben sviluppata in Italia, ma siamo totalmente a zero sul secondo livello del trattamento, che purtroppo comporta il fatto che noi si esporti tutto verso l'estero e quindi nel Far East, ma anche in Europa, ci sono impianti che estraggono le materie prime critiche. Questa è una priorità del nuovo Piano Nazionale per l'Economia Circolare, è una priorità del PNR. La domanda è: cosa stiamo facendo? I finanziamenti ci sono, quindi non è un problema di finanza. Oggi c'è una quantità di denaro impressionante in giro. La tecnologia c'è. Sapete chi è l'eccellenza italiana, l'eccellenza europea nella idrometallurgia per l'estrazione delle terre rare? Enea, che se non sbaglio è italiana. Quindi mi chiedo, cosa manca per riuscire a mettere in campo un'iniziativa per dotare il Paese di un certo numero di impianti di idrometallurgia? A impatto ambientale tutto sommato gestibile, ragionevole. In Giappone sono già la biometallurgia, quindi usano reazioni enzimatiche per il sequestro di sostanze pregiate. Questo forse è guardare fin troppo in là. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato un progetto, e lo trovate in forma sintetica con dei numeri dei payback period, quindi numeri anche su cash flow, su EBIT, per chi parla un linguaggio economico, per cercare di dare il segnale che questa cosa qui si potrebbe fare subito. Ci sono anche gli imprenditori pronti a investire, credo, in Italia, sperimentazioni ne sono state fatte. L'idea quindi è di rilanciare con questo mio intervento, che va a concludersi,
per chi può cogliere questo messaggio, questo grido d'allarme, per un tema di sicurezza nazionale, attenzione, qui non stiamo parlando di ambiente, che è fondamentale, non stiamo parlando di valorizzazione economica delle materie prime in chiave di economia, che comunque è un discorso interessante, stiamo parlando di sicurezza nazionale, perché altrimenti fra un anno noi avremo le imprese italiane ferme se la speculazione sui mercati internazionali continuerà con questo ritmo. Le cose da fare sono illustrate in maniera sintetica nel documento, va preso e ovviamente messo in discussione, rivalutato, implementato, come diceva stamattina il Presidente, in una logica di filiera. Questa non è una proposta che riguarda Aerion, è una proposta che deve coinvolgere tutto il settore, tutta la filiera, gli impianti, gli operatori, le istituzioni, il MITE chiaramente, che ha sicuramente le leve per dare delle priorità sui progetti faro, che sapete sulla Mission 2 valgono 600 milioni di euro nel PNRR, quindi da questi 600 milioni di euro possibilmente una quota parte su un tema così importante come quello dei critical raw materials, forse varrebbe la pena investirli. Vi ringrazio e torno la parola al nostro moderatore. Grazie. Grazie. Grazie a Danilo Bonato, che ha evidenziato un altro aspetto molto importante e molto attuale della gestione dei RAE e della questione che riguarda l'approvvigionamento dei materiali nel nostro paese e non solo. E dicevamo che appunto la nostra zoomata a questo punto continua, perché andiamo avanti nella discussione proprio dando voce a chi lungo la filiera, a chi in questo settore dei RAE rappresenta a diverso titolo imprenditori e realtà che danno, ciascuno dalla propria prospettiva, un contributo. Quindi invito a sedersi, ad accomodarsi accanto a me le persone che ci aiuteranno in questa chiacchierata: il dottor Marco Imparato, direttore generale di Aplia, l'associazione categoria dei produttori, Andrea Scozzoli, presidente di AIRES, l'associazione italiana dei retailers di elettrodomestici specializzati. Il dottor Imparato, il dottor Scozzoli qua, la dottoressa Letizia Nepi, segretaria generale di Fise Unicircular, sono le imprese dell'economia circolare che al mio giornale piacciono tanto, Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia, nonché presidente di Era Ambiente. Poi ci dovrebbe raggiungere, non so se intanto lo ha fatto, la senatrice Maria Alessandra Gallone, nel caso poi arrivasse ci fate un cenno. Noi intanto iniziamo la nostra chiacchierata, iniziamo nell'ordine in cui vi ho chiamato, gli stimoli sono davvero tanti, quindi intanto chiedo al dottor Imparato, dal punto di vista di chi rappresenta i produttori, quale è il settore dei RAE, del settore dei RAE, quale stimolo è arrivato in particolare da questo studio che ci ha mostrato il dottor Magalini, ma in generale appunto qual è poi il giudizio della situazione e anche delle opportunità che ci possono essere in questa fase delle aziende del settore. A lei la parola. Bene, so se si sente, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie dell'opportunità sia di averci coinvolto in questa raccolta di commenti, opinioni, sia dell'occasione oggi di ribadirli. Condivido, lo dico subito così, un po' lo scoramento di Giorgio sulla mancanza diciamo dell'opportunità di un dialogo a 360 gradi, di occasioni di confronto tra noi con i colleghi che sono seduti qui, tra gli stakeholder. Nel corso di questi anni ce ne sono state molte. È vero, probabilmente, come si diceva nelle premesse, che all'interno delle proposte che sono in questo documento magari non siamo d'accordo al 100% su tutte, ma credo che sui principi generali più volte ci siamo confrontati e credo condividiamo, abbiamo individuato quelle che sono le aree di miglioramento. Il confronto tra noi non è mai venuto meno, ce ne saranno altri di momenti di approfondimento delle singole misure, però credo che
se posso dirlo io, mi prendo questo ruolo, credo che qui veramente siano sedute delle eccellenze del sistema del RAE, tra gli attori del RAE. Approfitto anche dell'occasione per riprendere un punto forse meno incentrato sul tema specifico del RAE, ma che ha citato Federico Magalini, e credo che per noi sia veramente importante quel tema delle regole comuni a livello europeo, perché questa è una deriva che stiamo purtroppo affrontando sempre più spesso, quello della frammentazione delle iniziative a livello di stati membri, soprattutto sul tema dell'economia circolare. A scanso di equivoci, legiferare sull'economia circolare va benissimo, siamo i primi a chiedere degli interventi mirati. Quello che non ci va bene, e lo dico in maniera altrettanto chiara, è che ogni Stato membro legiferi in maniera differente. E questo lo dico a maggior ragione come rappresentante di un'industria dell'elettrodomestico che è quello che dico con una punta di orgoglio, intanto è il secondo produttore europeo di apparecchi, e per un paese a vocazione export come il nostro, quello affrontare invece che un mercato unico, un mercato diviso con 27 regole diverse, non è francamente accettabile. Quindi anche su questo noi come associazione ci facciamo promotori a livello europeo di una richiesta di unità, ed è anche l'invito che rivolgiamo al governo e alle istituzioni italiane, quella della difesa di un mercato unico. È evidente che non possiamo progettare una lavatrice in maniera diversa sul mercato francese, sul mercato italiano, sul mercato tedesco. Quindi perdonatemi se mi sono soffermato su questo punto, ma è veramente, veramente fondamentale. Per quello che riguarda poi le misure che sono previste, credo che anche queste coprano delle aree che nel corso degli anni abbiamo evidenziato come le più critiche, però non dimentichiamoci che noi stiamo parlando di operare miglioramenti su quello che per noi è recuperabile di materiale. Tra i tanti dati che citava Giorgio prima di questo incremento eccezionale dell'attività di raccolta, aggiungo il dato che sempre i 2/3 più o meno dei flussi dei RAE sfuggono al sistema che noi abbiamo in piedi, un sistema che è un sistema migliorabile, tutto quello che vogliamo, ma un sistema sicuramente efficiente, è un sistema che a livello europeo viene preso come riferimento anche ottimale per quelle che sono le best practice. Quindi anche con questa premessa entriamo poi nell'ambito di quello che noi possiamo fare. Non entro nel tema della burocrazia, dello snellimento della burocrazia, perché credo che è un tema su cui siamo tutti d'accordo, ma si entra a un livello di tecnicismo, qui non ho le competenze necessarie per entrare. Mi soffermo invece su un aspetto che a noi sta molto a cuore, a noi come produttore, il tema della comunicazione e della sensibilizzazione del consumatore. Non è un caso che si citava l'R4 come raggruppamento dove i tassi di raccolta siano dove sia più difficile raccogliere gli elementi, e dove probabilmente la comunicazione, cioè rendere il consumatore consapevole di quelli che sono sia i suoi obblighi sia dei suoi diritti, sia fondamentale. Comunicazione che a nostro avviso deve avere quantomeno carattere nazionale, di cui i produttori si sono fatti carico, non obbligati, all'interno del centro di coordinamento, quindi all'interno del sistema, e questa è una strada su cui mi sentirei di consigliare, come dire, uno sforzo aggiuntivo, e sicuramente da parte dei produttori questo non mancherà. Sui temi dei controlli sono quasi un po' in imbarazzo a dirlo, perché sono innumerevoli le occasioni dove ci siamo
ribaditi questo aspetto, però ripeto, purtroppo è fondamentale senza questo. Per aggiungere così un elemento più di dettaglio, che così magari creiamo anche un minimo di dibattito, se può servire per vivacizzare la serata, poiché quando parliamo di costi, da parte di copertura dei costi da parte dei produttori, di fatto parliamo dei soldi che vengono chiesti ai consumatori, questo è il tema. Quindi il consumatore è al centro di questo sistema, deve essere informato e vedrei anche favorevolmente come industria il fatto anche di renderlo consapevole di quanto effettivamente sta pagando per il servizio. Poi possiamo entrare nel merito di come farlo, però è un elemento di trasparenza che credo possa solo far bene al sistema. Grazie. Dottor Scozzoli, a lei la parola. Gli stimoli sono tanti, quindi le lascio lo spazio. Allora, parto dall'ultimo stimolo che mi ha lanciato qua Marco, e cioè da un tema comunicativo e da un tema anche, prima si è parlato, si è accennato che il discorso dell'ecologico, del riciclo, dell'ambiente è anche un tema culturale, no? Ed è verissimo. Il problema è che l'informazione che è stata data fino ad oggi, adesso non voglio puntare il dito contro nessuno, ma principalmente quando anche a livello di amministrazioni locali si parla di economia circolare, c'è questa leggenda per cui fare differenziata, fare separazione, costa meno, è quasi gratis. Cioè è un sistema che costa meno della... buttiamo tutto assieme e non differenziamo. Questo è un messaggio errato che è stato dato. C'è nella testa dei cittadini che fare economia circolare vuol dire risparmiare soldi. È una bufala, perché fare veramente economia circolare e recupero vuol dire impegnare risorse, impegnare investimenti anche grossi, che magari in certi periodi come questo, dove effettivamente i materiali, le materie prime hanno schizzato, possono anche dare dei ritorni superiori, ma abbiamo attraversato una storia degli ultimi mesi, sono anni che invece le materie prime erano a dei livelli molto bassi, che quindi non remuneravano nemmeno il lavoro che stavano facendo i vari smaltitori, eccetera. Quindi dobbiamo togliere innanzitutto questa errata percezione che fare economia circolare vuol dire necessariamente risparmiare. Poi bisogna trovare il modo di spiegarlo. Quindi chiaramente trasparenza con il cittadino, con il cliente, e qui parlo a nome dei distributori, evidentemente, che rappresento in questo momento, distributori che a me, io poi lo dico quando mi è data l'occasione, purtroppo quando l'attuale infrastruttura legislativa è stata messa in piedi sono stati un po' dimenticati, noi siamo un po' all'ultimo miglio, quando parliamo del prodotto nuovo che viene venduto al cittadino, ma siamo il primo miglio quando poi, se il cittadino non lo fa da solo, in realtà per l'obbligo che abbiamo di ritiro 1-1, ma anche 1-0, 0-1, che dir si voglia, quindi siamo il primo miglio che riattiva in una buona fetta, insomma, di questo mercato la possibilità di recuperare, no, questo materiale. E in questo senso purtroppo anche questa è un'attività che costa, e in questa fase l'ecocontributo copre tutta la parte appunto di smaltimento, di logistica, chiamiamola così, di secondo miglio, ma non il primo miglio, che è quello che stavo citando ora. Quindi purtroppo c'è stato un buco, dal nostro punto di vista evidentemente legislativo, che non ha consentito di coprire l'intera filiera del recupero e i costi che un recupero comporta. Quindi io qui devo ringraziare appunto Aerion dell'opportunità di partecipare alla stesura di questo libro bianco, e a dire anche la nostra, e a dire anche questo, tra le varie cose, che è un tema che chiaramente abbiamo discusso, come accennava Marco, anche direttamente più volte, sicuramente un tema divisivo, un tema di discussione evidentemente, ma che secondo me è proprio il classico tema dove la politica deve prendere una posizione e decidere.
capendo quali sono le esigenze dei vari attori e dare un input. Poi a volte ci si mette d'accordo, a volte no. Proprio è un discorso di logica, no? Se si vuole attivare un percorso virtuoso, complessivo, che abbracci tutto il sistema, bisogna comprendere tutte le parti in causa, capire il ruolo dei vari attori e cercare di supportarli. Chiaro, chiaro. La ringrazio. Passo la parola alla dottoressa Letizia Nepi, segretaria generale di Fise Unicircular. Anche a lei chiedo, diciamo, dai tanti stimoli quale sceglierebbe, ma poi volevo approfittare per cogliere lo stimolo invece che arrivava da Danilo Bonato, cioè la necessità e la possibilità e forse l'opportunità in questa fase di chiudere il ciclo andando a recuperare metalli rari e quindi implementare un nuovo anello di questa filiera, di questa catena che nel nostro paese non c'è e che potrebbe portare diversi benefici. A lei la parola. Sì, grazie anche di questo coinvolgimento dell'ultimo istante, ma molto gradito perché ci dà modo proprio di entrare anche sui temi. E a questo riguardo volevo dire che noi come associazione abbiamo letto, studiato, analizzato, anche perché ognuna di queste proposte effettivamente è un mondo, cioè si parla veramente di misure, adempimenti che riguardano, come veniva anche fatto notare, non solo il mondo dei RAE ma tutto il mondo della gestione dei rifiuti, quindi ci siamo trovati anche nella diciamo interessante necessità di far quadrare un po', no? Tutto quello che già esiste e che in qualche modo deve essere declinato nelle varie filiere, però senza creare uno scoordinamento, senza creare delle disarmonie. Quindi volevo dire, siamo assolutamente, questo lo dico diciamo in premessa come messaggio, siamo assolutamente interessati e come Assorae, che è una componente di filiera proprio, di Unicircular per la filiera dei RAE, sia in generale proprio come Unicircular ad approfondire queste proposte di evoluzione normativa, dove è chiaro che l'accento va posto sulla corresponsabilità di tutti gli attori, perché forse il tema principale è proprio questo. Non possiamo più fare diversamente, quando si dice non c'è un piano B, e ormai siamo forzati a metterci in gioco, siamo forzati in qualche modo a cambiare registro. E quindi il fatto di dover parlare di queste cose, di dover decidere, credo che sia proprio il punto fondamentale. Quindi poi intanto mettersi a confronto è stato sicuramente un passo importante. Ora, venendo invece al tema specifico dell'impiantistica, come è stato anche detto da chi mi ha in maniera molto illustre preceduta, ci sono tanti cose da fare, ci sono tante tipologie impiantistiche da esaminare e da studiare per quanto riguarda proprio il bisogno specifico. Io non credo, come è stato detto, che per quanto riguarda il mondo dei RAE, del trattamento dei RAE, ci sia una particolare carenza impiantistica appunto per quanto riguarda le fasi del trattamento iniziale, eccetera. Anzi, in certi territori, in certi casi, si è anche registrata una sovracapacità in certi periodi. E è chiaro che ci sono delle tipologie di RAE, ci sono degli specifici trattamenti. Io non ho avuto modo di esaminare ancora il progetto, insomma la proposta di Aerion, ma assolutamente ben venga, perché c'è bisogno di colmare questi gap a livello impiantistico. Aggiungo una cosa, non è solo un problema di trattamento del RAE, è un problema soprattutto di capire come chiudere il ciclo di quelle frazioni residuali che appunto, come si dice la parola, residuano dal trattamento e non hanno una collocazione ad oggi sostenibile e da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ecologico, perché siamo costretti ad esportarle all'estero e questo con costi per gli operatori, per i cittadini, con difficoltà burocratiche che non si riescono a colmare. E quindi direi, nell'attesa che si riesca finalmente a dotare il nostro paese di un parco impiantistico adeguato, bisogna cercare di agevolare, di rendere la vita più facile a chi ha degli impianti certificati, autorizzati, accreditati. Poi, scusate, ma noi in questo settore veramente
ovviamente di ogni, perché abbiamo anche, diciamo, un forte ricorso alle certificazioni volontarie. Lo stesso accordo per il trattamento dei RAE, pur essendo previsto dalla legge, però di fatto è nato come accordo volontario e sta andando avanti grazie alla buona, come dire, collaborazione dei sistemi collettivi e del centro di coordinamento da una parte e degli impianti di trattamento rappresentati da tutte le associazioni del trattamento. Quindi perché, ritornando al discorso dell'esportazione, non rendere, diciamo, più facili anche questi flussi che sono appunto certificati e che avvengono nel quadro di un controllo, di un regime amministrato? Questa è una delle proposte che abbiamo fatto anche nell'ambito della revisione del regolamento europeo sulle spedizioni trasfrontaliere, che attualmente è all'esame, nell'ambito anche della revisione della direttiva sulle pile. Anche quello è un discorso, faccio una breve chiosa. Se vogliamo che il cittadino collabori a questa raccolta, noi gli dobbiamo rendere la vita più facile. Allora spesso oggi il cittadino non sa dove deve buttare le cose e quindi, soprattutto faccio un esempio sulle pile, le pile non sono tutte uguali, ci sono quelle che provocano gli incendi agli impianti di trattamento ed è un problema enorme, quelle dovrebbero essere intercettate debitamente, dovremmo insegnare al cittadino come gestirle e all'operatore ecologico sulla piazzola a come intercettare. Quindi c'è bisogno di formazione, di informazione, sensibilizzazione, di formazione degli operatori della raccolta, perché tu quello che arriva all'impianto di trattamento a volte arriva in una maniera tale che è complicatissimo da gestire, quindi è fondamentale tutto quello che avviene prima. Quindi ecco, non so se ho toccato tutti quanti i punti, però ecco, sulle frazioni residuali assolutamente bisogna evitare che poi il nostro paese si trovi scoperto e come costi, ripeto, e anche come un problema proprio ecologico, perché portare all'estero sicuramente non è sostenibile da un punto di vista anche ambientale. Grazie dottoressa Nepi. Io, prima di dare la parola al dottor Brandolini, invito a venire qui e a darci un saluto la senatrice Maria Alessandra Gallone, che ci ha raggiunto. Sappiamo che, si accomodi senatrice, sappiamo che oggi ci sono stati lavori in aula e in commissione, sia al Senato sia alla Camera. Siamo ancora in battaglia. L'abbiamo già detto durante la conversazione che ci sono provvedimenti all'esame delle due Camere, per cui hanno impedito la presenza di alcuni di voi, però ci fa piacere che lei sia con noi, quindi volevamo che ci desse almeno un po' un suo punto di vista. No, io vi ringrazio tanto, non avrei potuto non passare almeno a fare un piccolo confronto con voi e a darvi un contributo, anche perché mi sono letta, devo dire, il libro bianco, mi sono letta questo catalogo, posso chiamarlo così in termini magari, ma con le osservazioni e le proposte che voi fate. Quindi ringrazio chi ha avuto questa idea, perché per un legislatore, comunque per un politico, io dico sempre che innanzitutto la qualità principale è l'umiltà, cioè noi dobbiamo imparare, capire, formarci a nostra volta, per poi, nel momento in cui andiamo a comporre quelli che sono i provvedimenti abbiano un senso e siano conformi a quelle che sono le esigenze, le istanze. Quindi in questo momento quello che io mi sento di dirvi, e lo dico, io rappresento una parte politica, ma quando parliamo di queste tematiche tendiamo a essere il più trasversale possibile, quindi io spero di poter parlare anche in nome per conto anche dei colleghi degli altri schieramenti, in genere cerchiamo di lavorare in questo modo. Quello che io sto notando, seguendo tutte le varie vicende, noi abbiamo diversi provvedimenti importantissimi in questo momento, no? A partire dalla semplificazione. Confrontandomi con i vari campi, i vari settori, sempre nell'ambito dell'economia circolare, nell'ambito del tema del riciclo, nell'ambito della transizione ecologica, quello che ho compreso è che non è tanto una questione di risorse, no? Quando noi parliamo di PNRR, nel PNRR sapete sono stati destinati 600 milioni circa, però spalmati un po' su tutte le varie categorie, no? Dal tessile ai RAE, eccetera, eccetera.
Io dico sempre, lasciamo lavorare chi sa lavorare, mettiamo in condizione chi lavora di poter lavorare serenamente, in maniera semplice, in maniera meno burocratica possibile, e le risorse usiamole per esempio per formare il personale della pubblica amministrazione quando vi deve accogliere, ad esempio per rilasciare le autorizzazioni. Formiamo e reschilliamo, come si dice adesso, le nuove professioni, facciamo in modo che i giovani oppure chi lavora già nelle imprese che si stanno riconvertendo possano formarsi e crescere e poter dare un contributo fattivo. Questo vuol dire ampliare e far diventare una filiera composita anche il mondo del lavoro. Per cui mi è piaciuto molto il concetto, lo sa bene il mio amico prima di tutto e collega Andrea Fluttero, che è specializzatissimo, al quale io mi rivolgo spesso e volentieri quando appunto c'è da presentare un emendamento, c'è già da aggiustare un provvedimento, e che mi è preziosissimo dal punto di vista proprio dell'informazione sulle tematiche. Quindi quello che voi avete realizzato, cioè un osservatorio, no? Che è quello che serve oggi, per noi è preziosissimo. Io ho letto anche che ovviamente le proposte che ci sono qui dentro sono proposte variegate, composite, dove magari il grande è meno d'accordo col piccolo, il piccolo meno d'accordo col grande, però su tutto penso che ci siano dei punti di base su cui si è d'accordo. In Italia mancano gli impianti, in Italia mancano i grandi, i piccoli, mancano i punti di raccolta. Nel tema specifico dei RAE, io ho iniziato parlando con il ministro allora Costa di end of waste, quando dell'end of waste pochi sapevano, quando io dicevo end of waste, poi spiegavo fine della qualifica di rifiuto, il prodotto che torna, il rifiuto che diventa risorsa, che torna a diventare prodotto, che diventa materia prima seconda in un paese dove non abbiamo le materie prime, soprattutto in questo momento, e quindi l'importanza sostanziale di buttarli fuori questi end of waste. Quando parlavo di coltan, quando parlavo di terre rare, quando parlavo del disastro, del perché la Cina va a colonizzare l'Africa oggi per le terre rare, di come è cambiata la tavola periodica degli elementi, perché una volta avevamo gli elementi di base, adesso abbiamo una marea di terre rare che poi sono quelle che vanno a comporre i processori, eccetera, eccetera, e del fatto che noi oggi queste componenti andiamo a farle lavorare altrove, cioè assurdo, mentre invece il sistema Italia dal punto di vista dell'economia circolare e del riciclo, ma io qua sono, non vi devo raccontare cose che sapete benissimo, siamo veramente tra i primi in Europa e non solo. Quindi la funzione, cioè la mia presenza qua è quella, almeno per quanto mi concerne, per quello che posso fare come segretario della Commissione Ambiente, come responsabile dell'ambiente del mio movimento, è quello di garantirvi di essere al vostro fianco, cercando di capire, di costruire insieme a voi, per come si può, una filiera semplice, efficace, cercare di, ecco, la formazione che è anche quella dei cittadini, il cittadino, la famosa sindrome, no, di NIMBY, not in magic yard, eccetera, eccetera, far capire che invece un impianto non è qualcosa di osceno, di pauroso. Oggi con le nuove tecnologie abbiamo impianti incredibili, che la responsabilità estesa del produttore è una grande risorsa, è una grande tutela a qualsiasi livello. Quindi io ringrazio voi perché state facendo un lavoro incredibile, e ricordo sempre, e l'ho segnato per me come un faro, il primo intervento del presidente Draghi quando venne a presentarsi in Senato. Lui disse: noi saremo al fianco delle aziende che saranno capaci di adattarsi, ma non solo, di evolversi. E quindi anche sul sistema del fisco stiamo cercando di agire in questo modo, quindi pensando a incentivi premianti prima che invece una fiscalità cattiva che vada a frenare le iniziative. Noi oggi stiamo uscendo da un periodo, lo sappiamo tutti, surreale, se così possiamo, e abbiamo il dovere di sostenere, di metterci al fianco
come governo, come parlamentari, come legislatori, di chi oggi sta dimostrando non solo resilienza, perché la resilienza vuol dire tornare come si era. Noi non possiamo fare di più, cioè non dobbiamo semplicemente tornare come si era, ma dobbiamo migliorare e partire a razzo, cioè l'occasione del PNRR deve essere uno spunto per costruire un sistema integrato, quello che io chiamo così, cioè con una grandissima alleanza pubblico-privato che consenta a un paese come l'Italia di volare. Qui oggi o voliamo o ci impantaniamo. Io vorrei volare, cioè dopo tanto tempo. E quindi solo questo, ecco, abbiamo tanti provvedimenti in questo momento, abbiamo tutta una riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica che andrà ad assumere tantissimo personale per consentire poi proprio questi momenti di supporto e di scambio, però è necessaria prima di tutto l'informazione e la formazione. Noi dobbiamo far comprendere che chiunque si occupi di riciclo, risorse, economia circolare e soprattutto in un sistema come quello delle apparecchiature elettriche e elettroniche che noi vediamo, cioè sono la nostra quotidianità, sono la nostra ancora di salvataggio, sono ciò che ci consentirà di non sprecare, non buttare via e non dover ricorrere sempre all'estero e a pagamenti insensati. Quindi, per quanto mi riguarda, per me dovrebbero diventare, ogni supermercato dovrebbe avere il punto di raccolta, dal più piccolo elettrodomestico alla pila fino al più grande. Bisognerebbe creare un sistema per il recupero, ecco, delle terre rare, dei cellulari, eccetera, eccetera, perché sennò poi l'alternativa è la cannibalizzazione, lo sciacallaggio, eccetera, eccetera. Ma ribadisco, sto dicendo cose che, voglio dire, sono per voi, penso, il quotidiano. Quindi la mia presenza qua oggi, e Andrea lo sa, è perché vorremmo provare a fare un po' la differenza. Vorremmo far sì che il sistema Italia, dal punto di vista dell'economia circolare e dei sistemi che voi create, Aerion è una, da questo punto di vista, è una realtà fantastica perché mette insieme appunto tutta la categoria. Io ci sono, noi ci siamo. Noi siamo un tramite, un mezzo, voi ci dovete aiutare con il libro bianco che ho qui con me, che mi sono letto e te l'ho sottolineato, l'ho cerchiato, perché per noi è pane, è un aiuto fondamentale, così non possiamo dire non lo sapevamo, ecco, lo sappiamo, quindi se facciamo qualcosa di sbagliato lo facciamo con dolo, invece io ci voglio mettere tutto il possibile, l'energia virtuosa. Devo dire, il ministro Cingolani è un ministro atipico, no? Rispetto a quanto eravamo abituati. Lo sto vedendo libero, meno ancorato a sistemi ideologici che non funzionano, e quindi è una personalità con la quale si può interloquire, con la quale si può parlare, che accetta assolutamente confronti e consigli. Quindi noi siamo qua e io userò Andrea, scusami se continuo a citarti, ma sei per me un punto di riferimento, e finisco poi perché non l'ho letto tutto, però adesso me lo vado a finire di leggere per i prossimi provvedimenti, quindi poter trarre spunti importanti. E l'End of Waste, evviva l'End of Waste, che finalmente possa correre, perché insomma non possiamo essere gli ultimi di una catena, non ce lo meritiamo perché siete bravissimi. Grazie di cuore. Grazie senatrice Gallone, buon lavoro a lei. E speriamo che si faccia anche lei portavoce di questa richiesta che è giunta oggi, di ascolto di un'intera categoria rispetto alla politica e magari anche al ministro Cingolani. Benissimo. Ne parliamo. Quindi grazie, poi grazie. Io lascio subito la parola al dottor Brandolini, vicepresidente di Utilitalia. Anche nel suo caso le chiediamo proprio una riflessione a valle di queste ore di confronto e di informazioni che ci sono arrivate. Dell'opportunità comunque importante, e grazie per il lavoro che state svolgendo. Ma io vi proporrei, vi trasferisco le mie 5 riflessioni in questa giornata. Allora, la prima,
è la seguente. Ho già avuto modo di dirlo, quindi per chi abbia già avuto occasione di ascoltarmi, mi ripeto. Io ritengo che il progetto Aerion sia un progetto in quanto tale molto importante, perché Aerion in modo molto tempestivo ha interpretato quello che è l'economia circolare, soprattutto uno dei pilastri dell'economia circolare, ovvero la responsabilità estesa del produttore. Purtroppo solo gli addetti ai lavori o quelli che hanno una maggiore competenza sulla materia apprezzano veramente quella che è l'economia circolare, che comunemente viene intesa come una policy, una politica, uno strumento di programmazione politica della gestione dei rifiuti. Non è assolutamente così. Come ci siamo detti in tante occasioni, se riduciamo la discussione sull'economia circolare a politiche sui rifiuti, abbiamo già perso in partenza. Il progetto Aerion lo ritengo molto importante sotto questo profilo, perché appunto a partire da uno dei pilastri dell'economia circolare, la responsabilità estesa del produttore, si pone l'obiettivo non solo di gestire, come abbiamo visto, non più rifiuti ma prodotti, ma anche il fine vita di questi prodotti, ma anche far ritornare su al produttore elementi di conoscenza e di competenza per fare in modo che la riciclabilità o l'usabilità di questi prodotti sia accresciuta. Questa è la prima riflessione che oggi mi è stata confermata e che avevo già avuto modo di compiere in passate occasioni. La seconda riflessione che ritengo molto, non la riflessione in quanto tale, ma il contenuto della riflessione ritengo molto significativa e importante, è dato dal fatto che oggi non ci è stato presentato, perché un po' Danilo, un po' Giorgio sono stati un po' pigri da questo punto di vista, ci hanno voluto risparmiare delle lunghe presentazioni, però il documento lo conosciamo, e è a disposizione di tutti ed è interessante leggerlo. Qui c'è un piano, c'è una strategia. Spesso ci ritroviamo a discutere di temi fondamentali su anche prospettive di lungo periodo senza una declinazione di quelle che possono essere le azioni, gli interventi di policy o gli interventi industriali per raggiungere quegli obiettivi. Siamo nell'epoca appunto dell'economia circolare con obiettivi al 2035, del Green Deal con obiettivi al 2050, e gli standard goals delle Nazioni Unite con obiettivo del 2030. Abbiamo ogni quinquennio di fronte a noi, abbiamo una qualche scadenza, un qualche obiettivo da raggiungere. Ebbene, qui troviamo quello che il mondo dei RAE, o il mondo, meglio, il mondo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche propongono per essere compliant con i vari obiettivi che al 2030, 2035, 2050 ci vengono posti. Questo è tanto più importante perché ovviamente non possiamo pensare che qui ci sia tutto ciò che serve per arrivare al 2050, ma si pongono le basi di conoscenza, di competenza, di sistema di relazioni, di network per comunque aggiornare e innovare questi obiettivi. Terza considerazione, e non è una captatio benevolenza, ma è una considerazione in cui credo molto, perché rappresenta anche un aspetto di sostanza oltre che di stile. Chi si è studiato i famosi 17 goals, obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, saprà che al 17esimo di questi obiettivi c'è, parolina magica, cooperazione, collaborazione. Ebbene, questo lavoro non è frutto, e ci è stato spiegato molto bene, delle determinazioni che negli ambienti dei produttori piuttosto che di Aerion o degli altri consorsi sono emerse, ma è un lavoro in cui Aerion ha cercato la condivisione, non condivisione come approvazione, ma la condivisione come, diciamo, messa su lo stesso piatto dei problemi e proviamo a discuterne, a vedere come affrontarli, la condivisione di quelle che, di quelle che sono le strategie che qui sono contenute. Questo, ripeto, è un aspetto non di stile, ma è un aspetto di sostanza fondamentale, perché se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi 2030, 2035, 2050, lo potremo fare solo con la condivisione. E condivisione significa discutere, confrontarsi e prendere delle decisioni
facendo anche quello che la politica con la P maiuscola dovrebbe fare, ovvero trovare la mediazione, il compromesso migliore possibile per raggiungere gli obiettivi. Quarto tema, e questo è un tema di assoluta rilevanza, che ci è stato presentato da Danilo e se era un fuori programma, un fuori programma importante, quello della sicurezza nazionale. È un tema che, come qui l'abbiamo affrontato per la questione dei critical raw materials, lo potremmo affrontare su altri ambiti. Allora, in questo piano c'è una discontinuità rispetto al passato, una strategia che riteniamo importantissima e fondamentale, che io so che quantomeno Danilo, Giorgio, Andrea ragionavano già prima del PNRR, ma che il PNRR può aiutarci a realizzare, ovvero quella di realizzare un'industria nazionale che completi il ciclo del riciclo, scusate il gioco di parole, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambito nazionale, quindi mantenendo valori in ambito nazionale che assume strategicità, perché questo valore ci comporta di valorizzare appunto questi critical raw materials che sempre più diventano rari in termini di disponibilità sul mercato e diventano quindi sempre più costosi. E il tema della sicurezza nazionale, che non è assolutamente un tema di, come dire, di approccio sovranistico o di chiusura delle frontiere, ma è un tema di appunto sicurezza nazionale, garanzia di crescita del nostro paese sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale e sotto il profilo della sicurezza energetica e ambientale, è un tema che dovrebbe riguardare molte altre filiere e settori. Io mi occupo principalmente di rifiuti in senso lato e mi piacerebbe poter ragionare davvero sulla possibilità di avere un sistema di organizzativo, un sistema di gestione, un sistema impiantistico che possa garantire l'autosufficienza nazionale e quindi il rapporto con l'impianto estero non sia più un rapporto di necessità in cui sono impiccato dal mercato perché non ho altra soluzione, ma sia un rapporto commerciale in cui ravviso nel partner estero il miglior partner commerciale che mi può offrire il miglior servizio alle migliori condizioni rispetto alle mie esigenze, perché, come dire, il competitore nazionale è più proiettato su altri mercati ma potrebbe comunque garantirmi quel servizio. Il quinto aspetto, un quinto aspetto anche questo non indifferente, forse molti possono aver ritenuto che sia stato un tecnicismo presentarlo, io l'ho valutato invece molto interessante, quello della, adesso non ricordo che termine è stato usato, chiamiamolo così, della digitalizzazione del sistema di raccolta, gestione dei RAE da parte di Aerion. Anche questo non è un aspetto assolutamente banale, perché se vogliamo affrontare le sfide future dobbiamo avere conoscenza approfondita, non soltanto su base statistica, ma proprio per, come dire, il management dei flussi, dei materiali, per individuare quelle che sono le aree di crisi su cui intervenire, piuttosto che quelle che sono aree che hanno necessità di uno sviluppo infrastrutturale impiantistico, perché ci sono dei volumi importanti che potremmo intercettare ma che non intercettiamo perché non siamo sufficientemente strutturati. E poi, se vogliamo, la potremmo riassumere, non ricordo chi l'abbia affermato, con la citazione ormai molto in voga che occorre misurare per poter migliorare. Quindi nel momento in cui si misurano le proprie performance, le proprie attività, siamo in grado anche di definire quelli che possono essere gli ulteriori obiettivi di miglioramento. Queste 5 riflessioni. Un'ultima chiosa finale nel merito. Ritengo che, in coerenza con tutto ciò che ho detto prima, occorra un sforzo comune, qui molti indirizzi sono contenuti, per raggiungere gli obiettivi e quindi c'è un tema di passare in ossequio quello che è
le direttive dell'economia circolare, dal tema dei premi di efficienza alla copertura dei costi, quello di individuare le modalità di raccolta che ci consentono di raggiungere gli obiettivi. C'è stato illustrato un istogramma molto rapidamente che ha individuato negli R4, se non ricordo male, negli R5, quei raggruppamenti che hanno bisogno di miglioramenti, e qui dobbiamo pensare probabilmente a modalità innovative. Abbiamo visto, ci avete sempre dimostrato, e noi confermiamo come imprese di gestione, che i centri di raccolta sono sicuramente un'infrastruttura fondamentale, e quindi dobbiamo svilupparli laddove non ce ne sono sufficienza, perché abbiamo visto che nel confronto europeo siamo un po' più indietro, ma dobbiamo anche individuare ulteriori modalità di raccolta, soprattutto sulla base di quelle che sono le necessità. E infine, io ritengo, proprio per le cose che stavo dicendo prima, che forse dobbiamo andare anche al superamento non tanto di accordi separati, ma di tavoli separati, quindi mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti che possono svolgere un ruolo per la raccolta e la gestione dei RAI, in maniera tale da condividere appunto strategie, obiettivi e anche elementi di innovazione. In tutto questo resta fondamentale la comunicazione, ma è già stato affrontato e quindi non lo ripeto. Grazie. Grazie, grazie al dottor Brandolini, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi invito ad accomodarvi perché abbiamo un ultimo momento. Grazie ancora per essere stati qui con noi, aver contribuito a questa discussione, averla resa, come piace dire a noi di economia circolare, costruttiva. Noi pensiamo che appunto il giornalismo costruttivo sia una chiave per affrontare la modernità, le nuove sfide, provare a individuare le criticità, a evidenziarle, e oggi le abbiamo viste, ma anche a costruire insieme le proposte e a confrontarci. E io lascio l'ultima parola, le conclusioni, alla ingegnera Laura D'Aprile, che ci raggiunge e andrà lì sul podio, per capo dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero della Transizione Ecologica. In bocca al lupo per il suo nuovo incarico, l'ho letto perché questo qui ancora non l'ho imparato a memoria. A lei l'onere e l'onore delle conclusioni, per fare un punto e le chiedere anche un po' un aggiornamento oltre che le conclusioni, insomma. Grazie. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie ad Arion per questa occasione di confronto. Molti sono stati gli stimoli che ho ascoltato, anch'io purtroppo mi sono unita ai lavori in ritardo e mi sento anche di spendere due parole per gli amici parlamentari che oggi non sono qui presenti. Vi assicuro che gli emendamenti sul DL semplificazioni sono tantissimi, se vogliamo indicare un numero sono oltre 360 emendamenti, con i subemendamenti, insomma, diciamo che ieri abbiamo saltato sicuramente la partita, quindi non sono presenti sicuramente per questo motivo. Detto ciò, molti stimoli sono venuti dal confronto sia con i produttori, la filiera, gli attori della filiera, dalle ultime considerazioni che ha fatto il Presidente Brandolini, sintetizzando un po' i punti. E mi sento di sottolineare alcuni spunti particolarmente rilevanti. Parto da uno stimolo probabilmente nuovo rispetto a quello che si è discusso recentemente, che è quello dell'identificazione di questa filiera all'interno di infrastrutture, diciamo, strategiche e infrastrutture critiche. Su questo noi stiamo lavorando, c'è un aggiornamento della direttiva di individuazione delle infrastrutture critiche, vorremmo inserire alcuni impianti di gestione rifiuti all'interno di questa direttiva. C'è un tavolo di confronto aperto, le posizioni al tavolo sono, come potrete immaginare, molto differenziate, ma noi crediamo fortemente che la filiera dei rifiuti e alcune tipologie impiantistiche, alcune filiere della gestione dei rifiuti debbano essere inserite tra le infrastrutture strategiche nazionali. Altro tema è quello sollevato dal rappresentante dei produttori, la frammentazione delle iniziative e della regolamentazione a livello comunitario.
Devo dire che sulla economia circolare, che è tema che noi abbiamo portato al G20, di cui abbiamo la presidenza, come sapete, e che è un tema forte su cui noi ci stiamo battendo per portarlo alla presidenziale e alla discussione dei leader, come visione del G20, ma sicuramente una forte visione europea. Stiamo riscontrando una grande comunione di intenti e sicuramente c'è un maggior presidio sulle quelle che sono le esigenze del comparto, di filiera del comparto industriale. Ma questo non perché il Ministero abbia cambiato denominazione da Ministero dell'Ambiente a Ministero della Transizione Ecologica, ma perché lo sviluppo della filiera industriale di eccellenza è sviluppo ambientale, è sviluppo che va nella direzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali. Quindi su questo noi stiamo lavorando per la discussione delle direttive europee, non solo a compartimenti stagni, cioè Ministero della Transizione Ecologica con gli istituti scientifici di supporto, ISPRA ed Enea, ma anche coinvolgendo i settori produttivi, che possono darci ovviamente un punto di vista e soprattutto il background tecnico-scientifico e di dati che ci consente poi di negoziare nel modo più tutelante per il nostro Paese e per il raggiungimento degli obiettivi ambientali le direttive in discussione. È stato sollevato più volte, ma questo è un evergreen di ogni occasione di confronto, il tema della burocrazia. L'abbiamo già detto molte volte, la burocrazia sicuramente non si supera a colpi di regolamentazione, lo ha detto anche il direttore Bratti, e a colpi poi di emendamenti della regolamentazione che abbiamo visto poi possono andare a creare anche ulteriori stratificazioni rispetto a quelle che sono le previsioni normative, ma nella nostra convinzione la burocrazia in realtà dipende anche molto dalle persone, quindi il decreto semplificazioni va visto insieme al DL cosiddetto MITE, Ministero della Transizione Ecologica, che prevede un rafforzamento delle strutture tecniche. Se non si aumenta il livello di competenza, oltre che il numero, ma soprattutto il livello di competenza delle strutture amministrative, il problema della burocrazia non si risolverà mai. Si può ridurre una legge da 400 articoli e commi a 20, ma si troverà sempre chi non vuole firmare un atto autorizzativo. E quindi questo è il vero problema nazionale, la burocrazia difensiva e la mancanza di competenze in filiere strategiche e particolarmente avanzate sotto il profilo tecnico e delle conoscenze tecnico-scientifiche. Sul ecocontributo, questo è un tema molto importante. Chiaramente i cittadini dovrebbero essere informati che parte di quello che vanno a pagare per un elettrodomestico è poi gestione del cosiddetto fine vita dell'elettrodomestico, ma i cittadini vanno rafforzati nelle loro conoscenze tecnico-scientifiche per quello che è il livello chiaramente di interazione sul tema dell'economia circolare. Ne abbiamo discusso anche ieri all'atere di un convegno, nell'ambito di un convegno organizzato da Legambiente, in cui si parlava anche di dibattito pubblico. Benissimo il dibattito pubblico, benissimo il coinvolgimento dei cittadini nei processi
e la partecipazione ai processi autorizzativi, ma i cittadini devono avere un empowering tale da poter sostenere il confronto, perché altrimenti diventa un ulteriore rallentamento di quelle che sono le procedure autorizzative. E questo certamente in un settore in cui, come si è detto più volte, manca l'impiantistica, non serve. Sull'impiantistica, gli investimenti che sono previsti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 30 aprile sono sicuramente vanno a traguardare la realizzazione di impianti per il comparto RAE nel cosiddetto investimento sui progetti flagship da 0,6 miliardi di euro, ma non dobbiamo dimenticare che c'è un investimento ingente sulle cosiddette circular cities da 1,5 miliardi di euro, che riguarda l'implementazione della raccolta differenziata dei centri di raccolta per i rifiuti urbani, per le filiere degli urbani, e che quindi parte di quello che è chiaramente la gestione delle filiere dei RAI potrà beneficiare anche di quegli investimenti che sono per noi strategici e molto importanti. All'interno dell'investimento sui cosiddetti progetti flagship è stato inserito il comparto dei RAI e devo dire che l'esercizio di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce anche un nuovo modello di interazione tra l'amministrazione centrale e i portatori di interesse, gli stakeholder. L'istruttoria che è stata condotta per arrivare a quelle proposte è un'istruttoria che è stata condotta congiuntamente alla filiera. Il senatore Fluttero lo sa quante volte ci siamo sentiti in bilaterale, in trilaterale con Ispra, che è qui presente, per cercare di mettere a punto e soprattutto di avere il substrato tecnico e di dati che serve per poter poi implementare per implementare quelle che sono le proposte tradotte nel documento approvato, che diciamo è stato un documento molto analizzato in modo molto capillare dalla Commissione, con richieste di rendicontazione, di motivazioni sui costi e su ogni punto che veniva inserito anche in termini di target e milestone. L'importanza è stata sollevata dal Presidente Brandolini, l'importanza di tutta la filiera upstream. All'interno del Recovery Plan noi abbiamo inquadrato come problema principale, ma del resto insomma anche nella discussione è emerso, quello dell'impiantistica, del trattamento e del raggiungimento degli obiettivi comunitari di riciclaggio. Quindi sostanzialmente siamo andati più verso il downstream, cioè quello che è la parte di raccolta e trattamento. Una delle imputazioni che è stata fatta al recovery plan presentato è proprio quello di aver trascurato la filiera upstream, cioè l'ecodesign, la prevenzione della produzione di rifiuti e quant'altro. Dobbiamo però ricordare che all'interno del recovery è stato inserito anche un investimento che riguarda la sensibilizzazione ambientale e la partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali. Come più volte ha ricordato il ministro Cingolani, la transizione ecologica passa per un cambio di mentalità e un cambio di approccio da parte dei cittadini. Quindi è evidente che queste misure vanno a supportare il cambio di approccio. L'industria nazionale è pronta per l'ecodesign, è un'eccellenza sull'ecodesign e sulla gestione dell'upstream. Le risorse ci sono,
ci sono. In questo momento il recovery plan non è fatto per coprire tutte le esigenze di tutte le filiere, ma è fatto per coprire le criticità principali. Le criticità principali sono state identificate nel downstream e nella necessità più volte richiamata dalla Commissione di colmare il divario territoriale tra nord e sud. Diciamo noi nord centro, permettetemi di dire nord centro sud, perché al centro non siamo messi poi molto meglio che nelle regioni del mezzogiorno per quanto riguarda l'impiantistica e la gestione dei rifiuti. Quindi sostanzialmente, ultimo punto, la digitalizzazione è rilevantissima, lo ricordiamo costantemente in tutti i campi, la digitalizzazione della raccolta, dei processi, la digitalizzazione anche di taluni obblighi. Abbiamo inserito la previsione di digitalizzazione in tutto il tema dell'etichettatura ambientale, per esempio, no? Nelle ultime circolari che sono state fatte. È un tema rilevantissimo, tema che sicuramente in una prima fase comporterà, questo ce lo dicono anche i nostri colleghi del Ministero della Transizione Digitale, comporterà delle resistenze dovute all'adattamento del mercato del lavoro, ma progressivamente porterà a una maggiore inclusione, soprattutto delle categorie più deboli e più colpite dalla crisi pandemica, e cioè le donne e i giovani, all'interno quindi di queste filiere della gestione dei rifiuti che sono particolarmente complesse. Queste, diciamo, le considerazioni principali. Molte innovazioni sono state apportate con il decreto legge semplificazioni. Il decreto legge semplificazioni ha una genesi, permettetemi il gioco di parole, molto semplice, e cioè la Commissione europea ci ha chiesto una solida base di riforme per sostenere gli investimenti che abbiamo proposto. E quindi queste riforme dovevano trovare immediato, come dire, riscontro all'interno di atti normativi. Altre riforme non normative ma di regolamentazione sono state inserite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare per l'economia circolare ricordiamo la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, il Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti, che sono due pilastri dello sviluppo delle filiere circolari nel nostro Paese. Ricorderei anche l'azione di supporto alle amministrazioni territoriali prevista come riforma all'interno del Recovery Plan per le motivazioni alle quali accennavo poco fa, e cioè la necessità di colmare il divario territoriale e l'empowering delle amministrazioni sotto il profilo tecnico-scientifico per poter affrontare le sfide settoriali, soprattutto in filiere ad alto profilo tecnologico come quella dei RAE. Discorso delle terre rare, ovviamente i RAE sono la filiera che più delle altre può creare catene di valore. Sulla crisi attuale delle materie prime, diceva prima il dottor Bonato, non so se vi è capitato in questi giorni di avere contezza, ma c'è una crisi spaventosa nel settore dell'automotive, cominciano a scarseggiare i magneti e alcuni circuiti anche per le dotazioni di sicurezza dell'automotive. Questo forse è una notizia che sicuramente non è particolarmente appetibile ai giornali, però francamente per chi è del settore è molto preoccupante. Quindi catene di valore che possono andare a sostituire quelle che sono le carenze attuali, e quindi a colmare i gap del mercato interno e a cercare di
come dire, di razionalizzare, di minimizzare, su questo mi trovo particolarmente d'accordo con il dottor Brandolini, minimizzare il ricorso al trattamento e all'approvvigionamento estero. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie all'ingegnere D'Aprile per il quadro che ci ha fatto. E siamo stati anche molto bravi a stare nei tempi, quindi non sarò io a rubarvi ulteriormente tempo. Volevo solo ringraziare Aerion per questa possibilità, per questa opportunità, tutti voi e tutte voi per aver partecipato, e fare solo una considerazione finale, cioè che oggi secondo me siamo usciti, usciremo da questo nostro confronto con una consapevolezza in più e forse con alcune parole chiave nuove rispetto a eventi analoghi di un anno fa, di due anni fa, quella che per esempio collega direttamente l'emergenza climatica con il tema della sicurezza, che è emerso, come è emerso chiaramente anche oggi, e quindi c'è consapevolezza di questo ed è importante che ci sia consapevolezza nel mondo delle imprese. È una, permettete di dire che è anche una novità, lo registro diciamo da persona che fa informazione sui temi ambientali da molto tempo, perché la novità sta soprattutto nel fatto che c'è voglia di farsi carico di questo rischio della sicurezza, che è un rischio che riguarda poi tutto, riguarda, come dicevamo, appunto la sicurezza nazionale, riguarda l'occupazione, riguarda le risorse ambientali, quindi la salvaguardia degli ecosistemi, per cui questo farsi carico complessivo è un dato molto importante ed è un messaggio che speriamo di portare, di poter portare presto al confronto anche con le istituzioni che, come evidenziava giustamente l'ingegnere D'Aprile, non sono mancate per cattiva volontà, abbiamo ricevuto messaggi univoci sul fatto che quasi tutti sono sul decreto semplificazioni, in particolare la sottosegretaria Ilaria Fontana ci faceva sapere appunto che è disponibile a confrontarsi alla prima occasione utile sui temi emersi da questo incontro e che era proprio bloccata con il decreto semplificazioni perché il governo dava i pareri agli emendamenti, quindi organizziamola presto questa nuova occasione per continuare la conversazione e per costruire insieme le soluzioni ai problemi che sono emersi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi invito a partecipare al, non so se il presidente Fluttero, no, allora vi invito a partecipare al rinfresco che è fuori al The Horse. Grazie ancora e buona serata.